ti prego, occhi schivi, guardi e fuggi, arrossire ti fa ancora più bella. La vergogna non esiste, le tue mani come chiavi, apri piano le tue stanze interne. Brividi ma stanchi, ti accarezzano i capelli, scorri sangue lentamente sotto il ponte dei tuoi fianchi, e moltiplichi i respiri mentre ti trasformi in viso, pelle chiara come luna, e ti apri al cielo per volare. Grida forte il mio nome mentre muori di piacere, quando fai da sola lasciati guardare. Sono io quello a cui pensi mentre muori di piacere, quando urli contro il cielo e non sai più chi sei. Mordi labbra come carne, graffi il letto che ti accoglie, ti attorcigli, orme inerme, in un brivido dorsale. Danzano gli inferni, è nel fuoco la tua pelle, impetuoso sale il mare. Sì. E allora ci siamo, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata del Giuseppe Cantarella Pre-Show. E per chi si è appena collegato diamo il benvenuto e soprattutto vi anticipo che oggi sarà una puntata ricca di ospiti. Ovviamente parleremo di attualità, nazionale e locale, e gli ospiti appunto che abbiamo invitato quest'oggi sono ospiti del nostro territorio. Oggi parleremo di ristorazione, cosa cambia, parleremo delle denunce, il caso di Condorelli, proprio successo qualche giorno fa, l'imprenditore Giuseppe Condorelli che denuncia il pizzo facendo arrestare tantissime persone. Poi andiamo anche a leggere le dichiarazioni, parleremo con l'avvocato Pilar Castiglia, che l'ultima volta dovevamo chiedere tante cose, parliamo appunto di una vicenda successa proprio a lei, picchiata e rapinata perché prestavo soccorso. Ne parleremo dopo con un video. Poi c'è un ospite a sorpresa, abbiamo concordato con lui di non annunciarlo subito, e un altro ospite importante, c'è il presidente Arcigay Catania, Armando, il presidente, io ormai lo chiamo il presidente, e quindi dopo parleremo proprio con il presidente Armando Caravini o Cavarini, sicuramente, chiedo scusa, l'ho sbagliato mille volte nella locandina, quindi appena si collegherà mi scuserò di persona. Dario Scrivano e dottor Alessio Liotta, e parleremo un po' di tutta la vicenda che sta capitando in questo periodo. Con noi i nostri opinionisti, Torre dei Frida e Zelda Carciola, io vorrei vederli tutti insieme qui. Ciao Torre, benvenuto. Parleremo oggi del DDL Zan, la legge, una battaglia di civiltà nel mezzo ai diritti delle donne della comunità LGTB, e come potete vedere in giallo la nostra Zeldona nazionale, che non viene da parecchio, non viene, esatto, da Natale. Esatto, sì, intanto vi ringrazio per questa ospitata, per questo invito che poi è un invito a casa mia, quindi grazie veramente, tanto, grazie mille veramente. Ecco, Zelda in questo periodo è stata lontano dai IVTV, non sappiamo effettivamente il motivo, infatti la puntata sarà dedicata a Zelda alle 9:30, okay, quando chiuderemo faremo una puntata a Zelda, metteremo, ecco, l'immagine del Zelda, di Zelda un quarto d'ora fissa, okay, così quindi facciamo anche un po' di TV del dolore. Dovrei avere là il dono della sintetizzazione, che sai che non ho, no? Sì. Quindi in un quarto d'ora a raccontare tanto di me, però dal titolo La signora in giallo, se ci stai. E infatti oggi ci sta. Okay. Bene, allora io aspetto anche il nostro opinionista Rosario Di Grazia, non so se si è collegato, io non riesco a capire, saluto anche Samuele Lavenia, e il nostro mega regista che ci accompagna come sempre. Tra poco si collegherà anche Dario Scrivano, ristoratore,
Vorremmo capire, siamo curiosi di sapere come sta andando la situazione nei ristoranti, nei pub, insomma, in questo settore che per il momento è tra quelli più martoriati. Bene, bene, bene. Allora, subito, Torre, che guardi? Che cosa guardi? Allora, nell'attesa che si collegano insieme a Torre, come detto nella scorsa puntata, io mi devo spostare, mi sposto da questa parte, magari, ecco, do a te. Ecco, questo, dovete indovinare cosa c'è dentro, perché non facciamo noi solo cultura, facciamo anche cagate. Abbiamo deciso di fare cagate soprattutto, anche, soprattutto cagate, ecco. Quindi se indovinate cosa c'è all'interno di questa sacca, potete vincere 4 bottiglie di vino e prosecco offerte da Idro, anzi 2, perché 2 ce le dividiamo qui, ce le apriamo, insomma. Certo, già che ci siamo, non me ne frega, dire, è gratis, esatto. Quindi ne approfittiamo. E quindi tra poco, ecco, chi si vuole collegare, mettiamo il numero in sovraimpressione. Intanto vedo che anche, ecco, Dario Scrivano è quasi in collegamento, quasi con noi, quindi prima di collegarci con lui, io volevo fare un po' la sintesi, se Samuele decide di inquadrare anche me, sarebbe anche bello, però il bello della diretta è anche è anche questo qui. Allora, mettiamo il numero in sovraimpressione, così magari chi vuole chiamare, chi vuole partecipare lo può fare. Intanto io volevo anche ringraziare chi ci ha seguito scorsa settimana su tutte le nostre piattaforme, ivtv.com, su Facebook e soprattutto sul canale 695 del digitale terrestre. Bene, allora, denunciare. Noi abbiamo lanciato dei sondaggi e dopo ne parleremo più approfonditamente, ma prima parlo con i miei opinionisti, se li vedo nel nostro schermo. denunciare conviene sì o no? Torre, brevemente, prima di iniziare. Pensavo dessi la parola prima per galanteria. Ah, zitta, ma non la vedo, quel problema non vedo nessuno. Ecco, è qui. È qui. Io credo che comunque denunciare sia sempre la cosa migliore, specialmente se si tratta di cose che non si possono risolvere facilmente in tempi brevi. Ecco, Zelda. Allora, concordo, ovviamente denunciare, molti purtroppo cadono nel discorso di evitare ovviamente di denunciare, però è la via più veloce, più facile, più giusta e più liberatoria, quindi concordo. Ecco, DDL Zan, questi sono gli argomenti di oggi, una battaglia di civiltà nel mezzo ai diritti delle donne e delle comunità LGTB, favorevole o contrario a questo disegno di legge, Thor? Io ho un mio pensiero che è abbastanza... Comunque, sicuramente sono molto favorevole, cioè, ma non dovrebbe neppure esserci un decreto di legge, perché credo che sia una cosa normale. Cioè, siamo esseri umani, tutti quanti siamo uguali, a prescindere da tutto, perché comunque è un decreto di legge che non prevede soltanto il fattore legato alle discriminazioni di genere, comunque, ma anche riguardo ai disabili, cioè... Sono delle cose che comunque un essere umano dovrebbe avere... Già a prescindere, come educazione, come educazione. Zelda? Allora, anche qui non voglio fare un copia e incolla, ovviamente, perché sembra che io non abbia delle risposte da dare, però teoricamente concordo anch'io, perché siamo tutti esseri umani, tutti siamo guidati, poi io dico sempre dobbiamo fare quello che siamo, dobbiamo fare quello che sentiamo. Quindi ovviamente è un decreto a 360 gradi, però concordo anch'io e sono d'accordo. Bene, allora a questo punto se volete partecipare il numero è 095 32 86 556. Nel frattempo vedo collegato, se non erro, allora vedo Dario Scrivano e Pilar Castiglia, che è un po' scurita e un po' in una stanza, diciamo, poco luminosa, almeno da qui vedo poco. Io direi di collegarci subito con Dario Scrivano, titolare delle attività Berso e Hotel Paradise. Allora, Dario, mi senti? Si è scollegato? Vediamo, come sempre ci sono i problemi della diretta. Quest'oggi ho visto i difetti dell'ultima volta, caro Torre, quindi abbiamo messo anche dei contributi video.
per approfondire meglio gli argomenti di oggi. Infatti la puntata durerà dalle 5-6 ore, quindi okay. Preparatevi, mettetevi comodi e non cambiate canale, state qui, fate tanto. Stasera cosa c'è in TV? Pio e Amedeo, e poi ne parliamo pure, anche se non ne voglio parlare. Allora, ecco, colleghiamoci con Dario Scrivano, vediamo se ci sente bene. Sento, Dario, sì. Lo vedo a quadratini. Sì, io vi sento. Allora, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con Dario, però non riesco a sentirlo. Allora, promesso, abbiamo fatto tanti lavori durante questa settimana, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo cambiato schede video e tutto. Allora, Dario, mi senti? Io vi sento benissimo. Mi sentite voi? Io non lo sento in spia, ti sento lì, vediamo un attimino dalla regia. Sì. Ora ti vedo bene, prima lo vedevo un po' pixellato. Io sento bene. Vediamo, non riesco ancora a sentire. Nel frattempo chiediamo in regia se ci danno aggiornamenti il nostro Samuele Laveni, anche per questione di Covid. Come potete vedere siamo divisi in vari, sì, esatto, ambienti, vari spazi. Allora vediamo se si sente Dario, puoi provare? Sì, io mi sento bene, voi mi sentite? Sì, io ti sento un po' piano dalla spia, però ti sento. Allora, Dario Scrivano, ristoratore, un periodo difficile anche perché tu gestisci, correggimi se sbaglio, gestisci due attività ristorative, addirittura anche una ricettiva. Cosa è cambiato? Io direi di mettere anche il titolo. Cosa è cambiato da un anno a questa parte? Come è stato? Come l'avete vissuta voi ristoratori? Come vi siete organizzati per cercare di sopperire alle difficoltà che si sono presentate, soprattutto per l'incertezza di sapere le cose? Non tanto dice vabbè, lo so di che morte morire, ovviamente metaforicamente parlando. Come vi siete organizzati quest'anno? Allora, io vorrei fare una piccola, se mi permetti. Sì, certo. Questa pandemia ha scosso il settore ristorativo in maniera... Non credo che, dico una cosa sbagliata, che siamo stati la categoria economica e sociale più colpita da questa pandemia, appunto. Il nostro lavoro è stato sempre basato sulla condivisione, sull'aggregazione, sulla qualità. Il cibo è importante, ma ritengo che sia secondario nella nostra attività. Quello che è cambiato tutto per noi, perché ci siamo trovati improvvisamente senza ospiti, senza clienti e senza la nostra quotidianità, che va a parte della nostra vita. Sì. È cambiato. Mi sei tutto bene? Posso continuare? Sì, no, io ti volevo fare una domanda, Dario. Quante persone solitamente prima del Covid lavoravano per te, più o meno? Allora, noi avendo, come dicevi tu, diverse attività in diversi anni, lavorando appunto tanto con visti e i ricevimenti in estate, avevamo anche 10 persone che lavoravamo con noi. Non ho sentito bene, puoi ripetere, quante persone? Arrivavamo in alcuni momenti della stagione anche 10-12 persone che lavoravano per noi. E ovviamente poi col Covid ovviamente si cerca di anche ammortizzare. Esatto, queste persone, vista la situazione, sono occupate famiglie intere, quindi solo queste persone sono trovate in grosse difficoltà, solo economiche, dal punto di vista umano, perché gli è venuto a mancare, oltre appunto il lavoro, e le loro abitudini, la loro dignità di lavoratori. Ecco, io solitamente dicevo, mia sorella, io parlo un po' anche per situazioni che mi sono successe, io dicevo sempre a mia sorella, non te ne andare fuori,
qua in qualche modo nel campo della ristorazione lavori. Poi all'improvviso tutto il mondo è cambiato e il mondo della ristorazione, paradossalmente, che era quello lì tra le vacche più grasse, nonostante ci sono tantissime spese, tantissime tasse, eccetera, eccetera, però ultimamente anch'io, essendo anche nell'ambito degli eventi, mi ritrovavo a festeggiare la qualsiasi cosa e quindi c'era felicità. E poi questa cosa è venuta a mancare, quindi Era molto. sicuramente Sì, vai Dario, vai. sì, e sicuramente era un settore in espansione e negli ultimi anni sicuramente la ristorazione sia dal punto di vista degli eventi e dal punto di vista appunto della ristorazione quotidiana era un settore in espansione. Ecco, ora io ho visto, seguendovi, siamo anche amici, seguendovi che vi siete organizzati anche con il servizio a domicilio, che sembrava quasi utopia per certe attività, soprattutto come quella vostra. Ho visto che vi siete organizzati, ma è un modo per non dire, cioè io lo dico anche in virtù del lavoro che faccio. Fare servizi a domicilio per vostri tipi di strutture, per il vostro tipo di spese che voi avete quando aprite la sala cinesca, è un modo per restare attivi anche psicologicamente, o veramente c'è un Sì. È ritorno economico? sicuramente un palliativo. Non può essere la soluzione per questo tipo di strutture almeno. Certo. Però devo dire che anche qui i ristoratori non solo no, ma tanti, la maggior parte, hanno dato prova di un grande senso dell'adattamento. E di una grande forza di volontà, rimontando appunto le loro abitudini, i loro menu, per essere gestiti anche in delivery e in apporto. Hanno Certo. proposto cose nuove, facendo spesso un grande sforzo per uscire dalla zona di comfort e fare quindi cose che non si erano abituati a fare. Io personalmente lavoro da più di 20 anni in questo settore e non mi ero mai approcciato. Libero. Certo, anche perché, ripeto, una struttura come quella tua, appena dici buongiorno, cadono 500, 600, 1000, 1200, no? Certo, certamente, sono cifre notevoli che da delivery non può dare, non può sopperire. Ecco, e Noi infatti. l'abbiamo tutta con un altro spirito. Abbiamo cercato appunto di mantenere un rapporto con i clienti Certo, per non attraverso dire proprio ci siamo, per dire che ci siamo. esatto. Quindi siamo fatti sentire quasi quotidianamente. Abbiamo organizzato delle iniziative legate, che posso dire, a Pasqua, al Natale, anche a feste minori, o semplicemente delle promozioni. Certo, Ma appunto certo. per cercare di essere presenti pur essendo chiusi. Vero. Allora, prima, intanto io ti ringrazio per la tua presenza. Come cambierà? Come vi Nulla state per voi. organizzando? Come vi state organizzando, Dario? Allora, cambia sicuramente tanto. Una delle prime cose che mi viene in mente è oltre alle restrizioni che avremo, eccetera, eccetera, ci sarà un po' più di attenzione per quanto riguarda la sicurezza e la salute delle Certo. persone. Questo è uno dei però cambierà anche l'asset che uno decide di dare alla propria azienda. Quindi cercando di differenziare e di differenziare le tue proposte in Certo. modo da coprire più possibile il mercato. Certo, magari fare più Però quello che attenzione, magari inventarsi,
Tu fortunatamente hai anche degli spazi, quindi magari inventare, no, un servizio a tavolo chilometrico per mettere i tavoli distanti, ma metterne quanti più possibile. Ovviamente scherzo, ma potrebbe essere un'idea fantasiosa, magari rivisitata. Va bene, Dario, io ti ringrazio. So che devi lavorare, quindi proprio ti ho preso nell'orario clou. Quindi io ti libero. Non si può fare, ma io ci tengo lo stesso perché. E ci tengo ad avviare, cioè a pubblicizzare, anche se non posso. Io vi invito ad andare a trovare Dario anche per scambiare due chiacchiere al Verso al Paradise. Quindi grazie, grazie Dario. Con molto piacere, e poi. Spero che faremo l'intervista o direttamente nel tuo locale o vieni tu direttamente qui. Mi farebbe veramente piacere. Sì, con molto piacere anche per me. Grazie, Grazie, buon grazie. lavoro, buon lavoro. Grazie Dario Scrivano, Grazie grazie a voi. mille, ristoratore, abbiamo parlato un po' della situazione. Sì. Io vedo che ci sono collegati, c'è collegata ancora Pilar. Io non so se c'è Rosario di Grazia, tra poco arriva anche il turno, se così si vuol chiamare. Io ringrazio Pilar perché non mi ha mandato neanche un messaggio. Io ho mandato la scritta, dico oggi non si collega, oggi non si collega. Invece la trovo lì, la prima, insieme a Dario. Anche Dario, due domande. Ovviamente si è trovato anche lui spiazzato perché io le scalette ci tengo a farle proprio al momento, al momento. Allora, la situazione, intanto salutiamo Manuela Galvagno, Vincenzo Lentini, Luana Cantarella, mia sorella, prima parlavamo appunto di lei, Maria Merlo, fatevi sentire. Nel frattempo vi ricordo che se indovinate l'oggetto misterioso potete vincere due bottiglie offerte da Idrodistribuzione Bevande. All'interno della sacca facciamo vedere Torre per cortesia. È finito a fare tipo la valletta La tipo valletta Torre. Allora, Ballettor. siamo proprio, siamo in linea con la scaletta e volevo chiedere a Torre, appunto, brevemente, la situazione di ristorazione è stata affrontata bene dalle istituzioni? Ma guarda, le istituzioni non hanno, secondo me, affrontato bene nulla. Cioè, nulla. Nulla. Cioè, ma perché io credo che forse tante attività hanno chiuso, quindi quando tante attività chiudono significa che c'è stato un fallimento, ma un fallimento non soltanto per le attività, ma un fallimento anche per chi aveva garantito, diciamo, che le cose restassero, diciamo, quasi invariate, o comunque il sostegno da parte dello Stato è stato veramente, veramente all'acqua di rose. Come diceva Dario, io capisco perché se noi moltiplichiamo, lui dice di avere circa 10 dipendenti, 10-12, Ma moltiplichiamo poi per quando ci sono quanti? i Ma a matrimoni, parte che ci sono questo. gli extra, le persone extra, Ma molti. che hanno di bisogno, che hanno di bisogno di quel lavoretto. Tu moltiplica per quanti ristoranti, quanti alberghi, quanti catering, quante cose ci sono in Italia, moltiplica per 10, guarda quante persone sono rimaste Mezzo alla veramente strada. rovinate. Anche noi come settore musica, settore spettacolo, tutto. Che ripeto, come dissi la volta scorsa, io credo che comunque il settore ristorazione poteva essere molto ben gestito, perché comunque la ristorazione prevede comunque la possibilità, ha posti a sedere, quindi comunque posti limitati, si poteva comunque gestire bene e probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa crisi del settore, perché Assolutamente, bastava il buon Zelda, senso dei titolari stesso nel gestire la cosa ma proprio perché c'erano io delle. sono stato la scorsa estate da Dario, come sono stato in altri locali, a cenare, e Dario, come tanti altri a Biancavilla, si comportavano benissimo, distanze, prenotazioni, misurazione della temperatura. Esatto, ma una volta sai che ci sono. Molti invece, soprattutto quando vai in vacanze, io sono stato a Rocca Lumera, vacanza, oddio, è Vabbè, tipo il viaggio, il fantastico viaggio a Sant'Alfio, ecco, il questi mitico viaggio a viaggi. Sant'Alfio che Sono mi regalò mio partito. padre quando feci 18 anni, papà voglio il viaggio e mi ha regalato il viaggio a Sant'Alfio a piedi. Ecco, sono andato a Rocca Lumera e molti tenevano il portamento, cioè il portabocca, non tenevano la mascherina come Sì. si dovrebbe.
tenere. Zelda, tu che ne pensi, dato che fai serate anche tu? Esatto, allora vabbè, il nostro settore sappiamo che è stato il più colpito, ovviamente, ripeto, chi ha la possibilità, comunque, come siamo noi oggi qui, ognuno nella propria stanza, bene, però pensiamo a tutto quello che c'è dietro ai concerti, i produttori, ovviamente tanti hanno fatto delle campagne appunto di ribellione perché si sa che non inizieranno subito, dovremmo aspettare ancora tanto tempo. Per quanto riguarda invece il discorso della ristorazione, allora io è capitato, adesso non mi ricordo, qualcuno di voi mi aiuti a ricordare quando c'è stata una mini zona gialla, praticamente, una domenica io mi sono spostata e sono andata, perché credo che ne abbiamo avuto bisogno tutti, a vedere proprio il mare, no? Avevo bisogno proprio di aria. Hanno bisogno S tutti avevo di vedere il bisogno di mare, aria perché perché sennò eravamo tutti stati quanti chiusi. hanno Quel avuto la giorno, necessità di insomma, per andare i forza. cuccioli, i Sì. cani, tutti. Allora, zona Esatto. gialla, zo io mi ricordo che ho fatto anche polemica. Zona Sì? gialla, Sì? cavolo, zona gialla, aspetta qualche Io giorno. sono uscita una Boom! sola domenica, Cocktail! una sola Riprendo la mia domenica. vita nelle No, 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 mani! no, però volevo appunto dire questo qui. Sono andata in un ristorante, che poi sta zona gialla è durata tipo una domenica sola, massimo due. Sono andata in un ristorante dove comunque la regola era che si dovevano sedere un massimo di tre persone per tavolo. Ora io dico, abbiamo danneggiato, abbiamo, intendo dire, purtroppo siamo stati costretti a rispettare come giusto che sia la tutela della salute, per carità di Dio, però abbiamo avuto noi tre posti distanziati e altri tre posti, quindi eravamo tra parenti, praticamente eravamo distanziati, eravamo usciti insieme, ma poi ci siamo ritrovati al parcheggio delle macchine quando siamo andati via. Io secondo me si potevano tranquillamente rispettare le regole molto di più al ristorante. Che a differenza di chi Ma ha fatto assolutamente. l'asporto, e poi sappiamo benissimo perché è stato documentato da tutte le parti, che ragazzi o comunque famiglie numerose fanno l'asporto, si chiudono in casa e chi li vede mai questi contagi? E chi li vede mai che sono chiusi nelle case a prendersi la pizza da asporto e fare il festino fino alle 5 del mattino aspettando che finisse il coprifuoco per ritornare a casa? Quindi secondo me è stata una manovra inizialmente giusta, ma poi è stata gestita veramente male. Ma Quindi io su la questo. decadenza di queste persone in realtà mi associo ovviamente a quello che dicevi tu, è stato veramente gestito male perché si poteva, secondo me, organizzare in maniera diversa. Ma secondo me basta non essere capre ignoranti Sì, e basta. sì, è Allora, facile a dirlo. proposito di capre ignoranti, parliamo della fiera animale. Qualche anno fa c'è stata una fiera che era tutti gli anni, si faceva tutti gli anni questa fiera, ora non so se si fa, magari ora parliamo con la diretta interessata, ed è successo di tutto e di più. Tra poco vi faccio vedere proprio un servizio, aggressione alle fiere, io vado a prendere un articolo dell'epoca, aggressione alla fiera del bestiame di Biancavilla, Pilar Castiglia picchiata e rapinata. Abbiamo proprio in collegamento con noi Pilar Castiglia, che qualche anno fa, e proprio oggi leggevo da Biancavilla Oggi, appunto, che ci sono stati dei risvolti, tra poco ce ne parlerà proprio di presenza. Vi leggo proprio il sottotitolo, la rappresentante della Lega Antivivi sezione di Catania Adrano, Angelica Petrina, contesta la condizione degli animali alla fiera abusiva del bestiame, gli operatori aggrediscono lei, un carabiniere e l'avvocato, appunto, Pilar Castiglia, che dichiara: sono stata picchiata e rapinata della borsa e del cellulare solo perché stavo chiamando i soccorsi. Racconta questo ai V24 l'avvocato Pilar Castiglia. Allora io direi di andare col video, così per chi non conosce bene questa storia l'andiamo proprio a vedere. Vi faccio vedere due video, uno appunto l'aggressione fatta a un carabiniere che è stato addirittura anche ferito, e poi il servizio mandato in onda da Telecolor, appunto, dell'epoca. Andiamo a vedere il servizio. Come picchiamo? Almeno sappiamo che cosa fare.
un maiale, 30 euro di maiale. Te l'amo, è così. Sì, cos'è? Calci, pugni, schiaffi, aperte di insulti e sputi. Un carabiniere ferito durante un arresto. È il raccapricciante bilancio di un'aggressione in piena regola in risposta a un blitz della LAV a Biancavilla, in via della Montagna, dove era stata allestita la consueta fiera annuale del bestiame. Un trionfo dell'illegalità. Senza di autorizzazioni di ogni genere, il maltrattamento di tutti gli animali, il racconto e la denuncia di una delle vittime illegale della LAV, Pilar Castiglia, è vibrante. Io sono intervenuta soltanto perché ho visto che la situazione stava degenerando, ho visto il maresciallo dei carabinieri coperto di sangue e sono stata l'unica a chiamare il 118, l'unica a chiamare nuovamente i carabinieri per chiedere soccorso. Quindi sul mio cellulare questi grandi signori, chiamiamoli così, hanno potuto trovare soltanto le chiamate ripetute di aiuto. E siccome non volevano che arrivassero i rinforzi e non volevano che lo Stato fosse più presente più di quanto già non fosse con quegli unici due carabinieri che sono potuti intervenire e che sono stati veramente degli eroi, che hanno vissuto una situazione per la quale Biancavilla deve vergognarsi, siccome i loro signori non volevano, mi hanno strappato il telefono di mano, mi hanno picchiata, mi hanno preso a pugni sul collo, infatti ho una postura rigida per questo motivo, mi hanno dato schiaffi, mi hanno colpito sull'occhio, mi hanno colpito sull'orecchio, mi hanno dato calci e in presenza di decine e decine di uomini, l'unica persona che ha tentato di togliermi di dosso questi energumeni, queste bestie, perché le bestie sono loro, è stata Angelica Petrina. Angelica Petrina, responsabile LAV della sezione di Catania, aveva personalmente avvertito il sindaco di Biancavilla, Giuseppe Glorioso, perché potesse sostenere l'azione della LAV, ma quell'aiuto sperato non c'è stato. Io personalmente il giorno prima, cioè il sabato, ho chiamato il sindaco che non mi ha risposto, gli ho mandato un sms proprio prospettandogli la situazione che noi già conoscevamo bene, quindi augurandomi di trovare lì qualche pattuglia, insomma un veterinario dell'ASP. Non c'era nessuno, io ho avvisato il sindaco che noi saremmo stati lì. Quindi solo i carabinieri? Solo i carabinieri, poi sono intervenuti fortunatamente anche i poliziotti di Adrano e i rinforzi poi sono arrivati dai carabinieri di Paternò e per ultimi i vigili urbani che sono stati chiamati ripetutamente e tra le altre cose ci tengo a sottolineare il fatto che c'era la presenza lì di un vigile in borghese che era lì a fare... Non abbiamo ancora capito cosa. Processo per direttissima intanto oggi per l'allevatore 85enne di Aci Sant'Antonio, responsabile del ferimento del maresciallo, prima minacciato con un bastone, poi colpito con le sue stesse manette. Adesso la LAV nazionale, informata dei fatti, procederà per vie legali. Solidarietà giunta anche dall'EMPA di Catania, che si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti penali. Bene, avvocato Pilar Castiglia, buonasera, benvenuta. Buonasera, capre non ce n'erano, ignoranti ce n'erano tanti. C'erano i maiali. Allora, sì. Cosa provi a vedere di nuovo queste immagini? Allora, Giuseppe, ieri c'è stato il processo e io e Angelica Petrina siamo state sentite circa per 2 ore ciascuna nell'aula bunker di Bicocca davanti alla quarta sezione penale collegiale del Tribunale di Catania e abbiamo dovuto rivivere quello che è successo, i fatti del 2 ottobre. E cosa provo, Giuseppe? Ma provo orrore, perché sono stati fatti, i video non rendono quello che è successo. Ieri ho detto, quando sono stata sentita, che quel giorno l'antistato ha prevalso sullo Stato, l'inciviltà ha prevalso sulla civiltà, l'illegalità ha prevalso sulla legalità. E poco importa che lo spunto fosse stato quello di Angelica di andare a visionare, ad accertare lo stato degli animali, perché io ricordo che comunque il maltrattamento di animali è un reato, oltre che a costituire una condotta incivile, perché la gente dice vabbè la fiera degli animali, la fiera degli animali, ma al di là della fiera degli animali
Noi siamo state aggredite, picchiate, rapinate, abbiamo riportato tra i 30 e i 40 giorni di prognosi, che non sono uno o due giorni di prognosi, da più soggetti. Io sono stata presa a pugni, a schiaffi, a calci, ci hanno sputato addosso, ci hanno rapinato della borsa, del telefono cellulare, nel mio caso dell'agenda delle udienze, soldi, portafoglio. Giuseppe, cosa provo? Provo schifo e come ieri ho detto a processo, provo schifo per quello che questi soggetti hanno fatto, provo schifo per tutta l'omertà successiva che ad oggi continua a esserci, perché se ne parla molto poco, perché noi saremmo quelle che ce la siamo cercate, che poi io chiarisco, io non ero là per fare blitz né niente, io stavo andando ad Adrano, ma Angelica mi ha telefonato perché non interveniva nessuno e già, insomma, c'era una situazione che stava degenerando. Ecco, vedete le immagini lì. Sì, sono dei carabinieri che tentano di esplicare un servizio e ci sono dei soggetti che si permettono di bloccarli. Questo è quello che è successo, per intenderci. Ecco. Addirittura c'è stato un carabiniere che... con un colpo, se non mi sbaglio, delle manette date dall'energumero lì presente, come potete vedere anche dei bastoni, qualcuno trattiene quell'uomo lì col bastone del presepe, ecco, ovviamente non era la fiera del Nobel, possiamo ben capire, con il colpo delle manette ha praticamente aperto un labbro a un carabiniere che poi ovviamente si è un po'... anche se anche sentito male, se non erro, io quel giorno lì non c'ero, ho saputo tutto tramite la stampa, ecco, come potete vedere, sono immagini che oggi magari non che ci scherziamo su, però li commentiamo e basta, ma tutto sono immagini andare. Scandalose, sono immagini vergognose. Io ti volevo immagini dire un carabiniere che sta lavorando e esplica il suo servizio, un uomo dello Stato non può essere bloccato in quel modo, cioè gente che non ha rispetto per lo Stato, non aver rispettato il maresciallo Costigliola in quel contesto e dire io me ne frego dello Stato, a me non interessa dello Stato. E questo è molto grave, te l'ho detto, l'antistato ha prevalso sullo Stato e purtroppo le istituzioni non hanno preso posizione, il comune non ha preso posizione né l'amministrazione di prima né l'amministrazione di dopo. Certo, a proposito di questo... C'è continuità tra destra, sinistra, sopra, sotto, eccetera, stelle di tutto e di più, devo dire che però c'è continuità, ecco, nell'omertà diciamo sono tutti bravi. Ecco, appunto, la puntata di oggi ci sono dei pilastri fondamentali, che è la denuncia, e poi parliamo dopo del DDL Zan. Io ti volevo chiedere, poi dopo andiamo con l'altro argomento, ci andremo dopo, sono immagini veramente, come dici tu, veramente orripilanti. Io ti volevo chiedere, sei stata rapinata nel senso che ti è stata sottratta la borsa, il telefono, perché c'era il contenuto video delle foto, no? No, io sono stata rapinata perché io me ne stavo andando in realtà, perché quando ho visto quella situazione ho pensato di allontanarmi, perché praticamente cosa potevo fare io più di quello che avevo fatto? Io avevo chiamato le forze dell'ordine, avevo chiamato la polizia municipale che fino a quando io sono stata portata in ospedale non è intervenuta, dopo non lo so, credo che sia intervenuta, ma dopo. Ed essenzialmente io sono stata rapinata perché io stavo chiamando ripetutamente le forze dell'ordine dopo che ho visto il carabiniere con il viso pieno di sangue e ritengo che gli energumeni che mi hanno rapinato lo abbiano fatto proprio per... Inizialmente mi hanno sottratto il telefono per evitare che io facessi arrivare, diciamo, i rinforzi, e poi successivamente, siccome diciamo per questi soggetti una rapina tira l'altra come le ciliegie, hanno rapinato Angelica della borsa e successivamente nuovamente io per due volte sono stata rapinata. La mia rapina si è esplicata in due momenti e sono stata picchiata una prima volta e poi diciamo una seconda volta mi hanno portato via anche la borsa, già che c'era non l'hanno fatta completa perché è soltanto il telefono, ecco. E certo, fa parte della loro subcultura. Sì.
Ti volevo chiedere, leggendo, spulciando un po' su internet, a proposito di denunce, leggiamo un articolo di Simmachia del 2013 dove riporta minacce per aver difeso vittima di stalking. A Simmachia parla l'avvocato Castiglia, due chiamate intimidatorie all'avvocato Pilar Maria Dolores Castiglia, è impegnato ormai da diverse settimane alla difesa di una giovane 23enne di Biancavilla che sarebbe stata sequestrata per 5 giorni dal suo ex compagno, un coetaneo di Palagonia. Cose orribili, veramente cose da cinema. A Simmachia Pilar Castiglia parla del contenuto delle chiamate ricevute da una persona che si sarebbe identificata come familiare dello stalking, dello stalker. Raggiunta il cellulare, spiega l'avvocato, mi è stato detto: stia attenta a dove mette i piedi, gli incidenti possono capitare ancora, stia attenta a quello che fa, non si faccia beccare da me addirittura. Ecco perché sto leggendo quest'articolo, perché tu sei, diciamo, pratica nell'ambito delle denunce. Ma dopo l'avventura di questa cosa qui, e magari adesso ci spieghi come è andata a finire poi, a parte questo qui e la denuncia della fiera animale, a volte non ti viene in mente e pensi: ma a me chi me lo fa fare? Perché poi, ecco, a volte hai ceduto a questa cosa qui. Sì, a volte lo penso, soltanto che però quando la natura è ispirata da sempre, perché i miei genitori mi hanno insegnato questo, a dei sentimenti di legalità, di giustizia e di civiltà, non se ne può fare a meno, Giuseppe, anche perché io ho diciamo una fissazione, diciamo un'ossessione buona, che è di dare un esempio a mia figlia, di non abbassare la testa, di non piegarsi, di avere dignità. Io ieri ho raccontato finalmente in tribunale tutto quello che è successo, e di certo ho indicato vari personaggi, tra i quali personaggi, insomma, successivamente alla fiera, insomma, ci sono stati ulteriori fatti che non sto qui a specificare, che potevano anche spingermi ad abbandonare l'idea di andare avanti e dire: vabbè, ma chi me lo fa fare, non mi espongo. Però io ritengo che ieri ho acquisito ancora più dignità, sono tornata a casa orgogliosa di me stessa, ho detto a mia figlia, ho testimoniato, se dovessero eventualmente esserci dei problemi li ridenuncerò. Lo Stato c'era, sono stata accompagnata dal servizio protezione testimoni, da 3 carabinieri molto sensibili che mi sono stati molto vicini. Alla fine dico: Giuseppe, conviene sempre denunciare, è importantissimo, anche perché la denuncia, oltre al fatto che denunci, ti dà dignità, ti dà libertà, e ti senti anche un cittadino un tantino migliore rispetto all'altro ieri. Mi sento un tantino, poco poco, un tantino migliore. Per me è importante, agli occhi di mia figlia Giuseppe, perché non cresca, perché non strisci. Io le ho insegnato a non strisciare, le ho insegnato a camminare a testa alta. I soggetti che erano presenti alla fiera degli animali e che non sono intervenuti hanno visto 2 donne picchiate, Angelica era per terra, la prendevano a calci, le hanno rotto una costola, l'hanno trascinata, le hanno procurato un trauma lombare. Io ho visto, finalmente lo posso dire perché ieri l'ho raccontato e ormai è stato detto a dibattimento, si è formato un corridoio di un corridoio di soggetti che la trattavano come un sacco di spazzatura, la prendevano a calci, proprio se la palleggiavano, perché Angelica, penso tu la conosca, è molto piccolina e è molto minuta, e sì, le tiravano i capelli, le sputavano addosso, le dicevano puttana, troia, scupina, bastarda, cioè dei soggetti che invece di aiutare 2 donne rapinate si sono fatti prendere proprio dalla dinamica del branco, cioè perché evidentemente nella zucca non è che ci sia molto di questi soggetti, e l'hanno picchiata dopo essere stata rapinata. Cioè, a fronte di questo, questi soggetti per me strisciano, perché certo, in quella fiera devo dire che gli è andata bene a tutti gli altri, perché lì tutti hanno commesso missioni di soccorso, e c'erano anche uomini che, diciamo,
rappresentano, che lavorano anche al comune, diciamo così. C'erano anche gli uomini cosiddetti vicini di casa per bene, che hanno assistito a tutto, ma che non hanno fatto niente. Non e avevano, questo per me è vergognoso. Non hanno avuto il coraggio magari di intervenire, ma questo sarà, no. Ecco, il tempo è galantuomo e darà sempre le giuste risposte, no? Certo, sempre, ecco, io ci credo. Ecco, avvocato, denunciare conviene, abbiamo detto questo su Instagram, abbiamo lanciato il sondaggio, denunciare conviene sì l'88%, il 12% no. Vado a vedere il 12% e mi dispiace, ma la maggior parte di questo 12% è un pubblico donna. E questo mi dispiace un po'. Anche a me. Va bene, allora io direi a questo punto, ecco, intanto volevo sapere com'è finita la storia con questo signore minaccioso di Palagonia e poi, velocemente, poi se, ovviamente se tu vuoi restare con noi, perché certo, tra poco lo possiamo anche annunciare, saremo in collegamento streaming, non so se già si è collegato, ovviamente da località segreta, il testimone di giustizia Luca Arena, che dopo intervisteremo, non so se si è collegato, si collegherà più o meno nell'orario prestabilito, quindi tra poco, se vuoi stare con noi puoi stare, io ho dilezionato un po' la puntata, così magari sì, chi si vuole liberare si può liberare. Come è finita con il signore di Palagonia? Ho fatto ovviamente la denuncia e c'è stata una condanna già anni fa, l'avevo dimenticata questa cosa, in realtà sì, sì, sono stata minacciata, sì, è vero, sì sì, ho fatto la denuncia, c'è stata la condanna, ma è il minimo, dico, io facendo l'avvocato, dico, che esempio devo dare? È ovvio che devo denunciare necessariamente, è importante, è un gesto che è un atto che è civile, ma poi è un atto che psicologicamente ti aiuta, perché ti dà forza e poi ti aiuta. Io da ieri sto, devo dire, molto meglio, perché finalmente ho buttato fuori, per come ho voluto, ovviamente attenendomi alla stretta verità di quello che è successo, tutto quello che ho subito nel 2016. E Giuseppe, non ti nego che ho anche detto che a Biancavilla tante persone hanno detto se l'è cercata, perché tante persone ancora oggi mi dicono: tu te ne dovevi andare, che te ne frega che c'era il maresciallo che perdeva sangue, che c'era Angelica in difficoltà, tu come hanno fatto gli altri te ne dovevi andare. Questo mi fa orrore più della rapina, Giuseppe. E questo te lo posso dire anch'io, perché facendo ogni tanto un po' di satira e denunciando un po' di misfatti, soprattutto politici, poi la macchina succede un po' di ostruzionismo, certo, sotto tutti i punti di vista, e su questo, certo, ne parleremo anche dopo. Io do parola a Torre velocemente e a Zelda. Sì, volevo sentire il vostro punto di vista. Io inizierei per cavalleria, come dice il nostro Torre, che torna lunedì a Disturbia. Io non vedo Zelda. Eccomi, non so se mi senti. Sì, però sì, ti sento, okay, ti sento benissimo. Allora, Zelda, cuffie, velocemente, denunciare allora conviene sì no, ma e questa situazione come la cosa vuoi dire? Lasciamo in sovraimpressione anche Pilar. Ok, allora, denunciare conviene, ma ovvio che sì, ovvio che sì. Ovviamente l'omertà è veramente, essere omertosi è sinonimo veramente di ignoranza. Non li chiamerei nemmeno persone, tutti coloro che hanno fatto, diciamo, gruppo, così come abbiamo sentito il racconto, e coloro che stavano lì a guardare, o coloro che ancora magari ti fermano. Mi è partito il tu, perdon, mi è partito il tu, però va bene, siamo tra donne, quindi consentimi questo tu. Ed è ancora vergognoso quando qualcuno, dopo questo grande coraggio di cui mi complimento, qualcuno ancora chiede: ma chi te l'ha fatto fare? Perché ti trovavi lì? Onore e merito a queste persone, perché se non ci fossero persone così coraggiose da metterci la faccia, indipendentemente dal mestiere che si fa, veramente, come si suol dire, la madre del cretino è sempre incinta, e veramente l'inciviltà è alle stette, è veramente alle stelle, scusatemi. Quindi veramente vergognoso a chi ancora oggi continua a chiederti chi te l'ha fatto
fatto fare. Denunciare deve essere denunciato, la protezione tanto c'è, e poi io dico sempre che la verità e la giustizia vince veramente su tutto. Assolutamente. Quindi vergognoso chi è stato lì a guardare e chi ancora chiede chi te l'ha fatto fare. E ovviamente pensateci un attimo, perché chiamare persone, quello che hanno fatto quelle persone quel giorno, mi sembra veramente troppo. Ma neanche troppo. Animali, si offendono anche esatto, gli animali. Esatto, stavo per dire questo poco fa, però avevo il microfono spento. Sì. Gli animali, veramente, sono da adorare. Voi ecco, forse sareste qualche altra cosa, che è una brutta parola che non posso dire. Poi è stato morso Thor dal suo cane. Facciamo vedere in diretta, facciamo vedere. Gli ho detto che dai ti succede. Dai miei cani, lo stavo Ma ovviamente, tu cosa ne pensi di questa storia, velocemente? No, ma guarda, è un pochettino come quello che mi è accaduto con i cani, nel senso. Sì. Purtroppo si crea, io per la prima, cioè, ricambio, diciamo, il pensiero, diciamo, di Zelda. Cioè, questa volta sono io a dire che ha detto tutto e condivido tutto. Il discorso, sai cos'è? Che io spesso vivo queste degenerazioni, ma le vivo realmente, perché come ben sai io lavoro anche nel mondo delle discoteche. Certo, fai sicurezza. Diciamo, ed essendo in un certo senso un ausiliario di polizia, perché in quel caso tu comunque rappresenti una figura istituzionale, noi siamo totalmente ormai schedati, abbiamo dei rilasci proprio ufficiali dalla prefettura, quindi comunque quando siamo lì siamo sotto certi punti di vista proprio delle figure istituzionali, dei poliziotti, tra virgolette, in un certo senso, a favore, a tutela delle persone che vengono a divertirsi. Purtroppo si creano queste degenerazioni, perché comunque l'essere umano è veramente, come vuol dire, è un animale, e questo termine non lo cancellerò mai dalla mia testa, perché si crea quella... Se, poi sono persone che magari le prendi singolarmente, sono delle persone veramente anche stupide. Il problema è quando poi si crea quella massa, quel gregge, quel famoso, quando stare nel gregge e diventare pecoroni, parte il primo, parte perché si crea... Certo, diventa anche una sorta di gossip subculturale, sì, loro. Certo, certo. E ti dirò anche che comunque in questo caso, come è accaduto per la situazione dell'avvocato, magari lì vedi c'erano degli interessi anche economici, perché credo che ci sarà stato, c'era qualcosa che comunque... Ma la cosa che dispiace, a parte questo, è il fatto che si sono ritrovate anche sole di fronte agli aiuti... E come dice l'avvocato, dei vicini di casa, delle istituzioni, a volte, infatti non a volte, due amministrazioni, quella precedente gloriosa e quella attuale Buonanno, zero, nessuna notizia, vero? Vero. Zero. Super zero. Ma è una cosa... Però attenzione, durante le campagne elettorali, ma questo diciamo che sfondiamo no porte aperte, porti proprio aperti. Purtroppo sai cos'è? Ci sono, io distingo sempre quelle persone che sono ignoranti scolastiche, che a volte non hanno colpa, o comunque, sai, ognuno ha le proprie attitudini, magari c'è gente che magari non è portata allo studio e così, dagli ignoranti sociali. Cioè, queste sono persone ignoranti proprio a livello sociale. E ripeto, io facevo il paragone delle discoteche, io vedo gente che veramente noi rischiamo, certo, anzi, ne approfitto per salutare tutti i miei colleghi, io ci etichettiamo degli eroi, perché facciamo un lavoro veramente allucinante. Dove noi rischiamo molte volte la vita. E perché cosa? Perché c'è gente che vuole entrare in discoteca. Cioè, non stiamo parlando... Però io ho paura, se mi presento in discoteca e ci sei tu lì davanti, io avrei molta paura, sì, okay, essendo la tua stazza, e poi chi fa questo lavoro è molto preparato. Sì, ma al di là di questo, il problema non è il discorso stazza, il problema è che ti ritrovi con 20, 30, 40 persone e che spesso vengono già con l'idea di fare guerra civile. Ma non solo, quindi, non vengono del tutto lucidi. A parte questo, ma vengono anche persone anche armate. Noi abbiamo avuto situazioni che ci hanno anche sparato. Cioè, per farvi capire a cosa si può arrivare. Quindi quello che è successo all'avvocato non mi meraviglia. Cioè, è una cosa, è un evento di una schifezza immane. Però per far capire, se c'è gente che arriva a fare questo per entrare semplicemente in una discoteca, figuriamoci quando ci sono degli interessi economici di mezzo. Bene, ok. Tutto chiaro. Allora passiamo invece, grazie Thor, grazie Zelda, grazie Pilar, restate sempre collegati con noi, perché adesso vi faccio vedere un video che ho preso su internet, perché io parlavo col presidente Arcigay Catania, Armando Cavarini, ho detto io non voglio entrare troppo nel tecnicismo, e allora da buon utente di internet, da buon utente
Overino 30, trentenne, sono andato su YouTube e cercavo un video che poteva spiegare che cos'è la sigla LGTB e spiegare il DDL Zan. Allora io direi di far vedere questo video, aprite bene i padiglioni auricolari perché è spiegato molto bene da una ragazza, tutti i frutti si fa chiamare, e andiamo a vedere, poi c'è Te lo spiego, che è un bellissimo canale YouTube dove ti spiega le sigle esattamente per come sono. Ciao, io sono Muriel e questo è Tutti Frutti. Nell'ultimo periodo si è sentito spesso parlare della famosa legge sull'omobi transfobia, la legge Zan, che ha generato anche parecchie polemiche. Ma siamo sicuri di essere effettivamente informati a riguardo? Innanzitutto questa legge è richiesta da 24 anni, dal 1996 alla mia stessa età. La proposta che ha avuto più successo è quella che conosciamo tutti, quella a cui è dedicato questo video e che è stata molto discussa nel 2020, ovvero la legge Zan, meglio detta DDL Zan, che prende il nome dal deputato e attivista Alessandro Zan, nonché relatore del disegno di legge. Ma cosa prevede effettivamente? Il DDL Zan mira una modifica degli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, i quali condannano i crimini d'odio tutelando le persone discriminate per motivi razziali, etnici e religiosi. A questi tre motivi che ho appena elencato, la proposta di legge prevede l'aggiunta di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo come aggravanti. Quindi ad una legge già esistente che si chiama legge Mancino, che condanna i crimini d'odio, verranno aggiunti altri possibili crimini d'odio, altri possibili moventi. Allora serve una legge anche per le eterofobia. Questa affermazione non ha senso perché si parla di orientamento sessuale e identità di genere in generale. Quindi se mai una persona dovesse venire attaccata perché è etero, rientrerebbe nella casistica perché l'eterosessualità è un orientamento sessuale. Il punto è che questi crimini vengono svolti nei confronti di persone con caratteristiche specifiche. Io non ti distruggo la macchina perché abbiamo litigato. Io ti distruggo la macchina perché sei lesbica. Questo era un esempio. O forse no, perché è successo davvero di recente. Questo per dirvi che verranno tutelate persone che subiscono discriminazioni e violenze per via di alcune loro caratteristiche personali che fanno parte della loro vita e che non possono cambiare. Non sono persone che vengono attaccate perché ti hanno fatto un torto, che è comunque sbagliato, per carità. Però sono persone che vengono attaccate perché non ti hanno fatto nulla. Tu le attacchi perché consideri sbagliato un aspetto della loro vita che non ti riguarda. Quindi la tua azione è mossa da discriminazione, che è assurdo. Se questa proposta dovesse venire approvata, per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione e di odio, la pena viene aumentata fino alla metà. Per le discriminazioni si parla fino ai 18 mesi di carcere oppure fino ai 6.000 euro di multa, mentre per le violenze si parla dai 6 mesi di carcere fino ai 4, dipende ovviamente dal caso. Arriviamo al punto caldo. Perché ha generato così tante polemiche? Perché alcune persone pensano che il DDL Zan possa in qualche modo limitare la loro libertà di pensiero. Restiamo liberi, questo è lo slogan degli oppositori. Quindi, seguendo questa logica, dovremmo lasciare a tutti la libertà di poter vivere la propria vita in serenità. Non dovremmo far sì che la libertà venga concessa solamente a una fetta di popolazione. Se pensi che un bambino non possa avere due papà, di certo non verrai multato o messo in carcere per questo. Ma io pensavo fosse ovvio, cioè le discriminazioni con la D maiuscola e le violenze sono altre. Per quanto queste idee possano far male, per quanto io non sia in accordo con queste idee, ma le discriminazioni sono altre. Ovviamente tutti questi tu sono in generale, Però se tu hai le tue idee, continua a pensarla come vuoi. Nessuno ti può obbligare o forzare a cambiare idea, di certo non verrai punito per questo. Poi alcuni hanno parlato anche di adozioni, utero in affitto, matrimoni in chiesa, persone transgender, ma non c'entra nulla con questa proposta di legge.
Nulla. Cosa c'entrano tutte queste cose che ho elencato con le discriminazioni e le violenze? Ripetete con me, il DDL Zan andrà a tutelare le persone che hanno subito discriminazioni e violenze. That's it. Bene, a che punto stiamo? Per ora il DDL Zan è stato approvato dalla Camera. Adesso si passa alla discussione in Senato, si spera nei primi mesi del 2021. Concludo col dire che è assurdo che ancora oggi alcune persone vengano cacciate di casa, discriminate in ogni ambito e situazione, picchiate e uccise perché non seguono l'ideologia e il pensiero che alcuni vorrebbero imporre su tutti. Che cosa significa la sigla LGBTQIA+? Te lo spiego. Fin dalla fine degli anni Ottanta, la sigla LGBT è stata usata per riferirsi alla cosiddetta comunità gay. Nel corso degli anni, però, questa sigla si è allungata ed oggi l'acronimo LGBTQIA+ non si riferisce soltanto al mondo gay, ma a quella ancor più grande comunità di persone che non si riconoscono negli orientamenti sessuali e nelle identità di genere considerati, fra molte virgolette, tradizionali. Ma che cosa si intende per orientamento sessuale e identità di genere? La cosa più importante da sapere è che sono due cose molto diverse. Il nostro orientamento sessuale definisce il genere delle persone da cui siamo attratti sessualmente. Quindi, se a una donna piacciono gli uomini, il suo orientamento sarà quello eterosessuale. Mentre se fosse attratta sessualmente dalle donne, il suo orientamento sarebbe omosessuale. L'identità di genere, invece, si riferisce al genere a cui sentiamo di appartenere, che può corrispondere o meno al sesso biologico con cui nasciamo. Per esempio, se una persona nasce in un corpo maschile e si sente un uomo, si dice che abbia un'identità cisgender. Tutto chiaro? Bene, allora è arrivato il momento di rivelare cosa vuol dire ogni lettera dell'acronimo LGBTQIA+, cominciando dalla L, che sta per lesbica, cioè una donna a cui piacciono le donne, mentre la lettera G sta per gay, cioè un uomo a cui piacciono gli uomini. Più in generale, lesbiche e gay si dicono omosessuali, cioè individui a cui piacciono persone del loro stesso genere. La lettera B sta per bisessuale, cioè una persona a cui piacciono sia uomini che donne. Ma attenzione, non tutti gli uomini e tutte le donne contemporaneamente. E ora passiamo alla lettera T, che sta per transgender. Una persona transgender si sente di un genere diverso rispetto a quello che le è stato dato alla nascita. Il modo giusto per parlare di queste persone è dire il genere in cui si riconoscono seguito dalla parola trans, anche se per esempio molti transgender preferiscono essere indicati solo col genere in cui si riconoscono. Non tutte le persone trans hanno bisogno di modificare il proprio aspetto per stare bene con se stesse, e sono ormai diversi anni che il transgenderismo non è più considerato come una malattia mentale dalla comunità scientifica. E soprattutto si riferisce solo all'identità di genere, perciò una persona trans può avere qualunque orientamento sessuale. Bene, 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 siamo tornati, torniamo allo schermo e diamo il benvenuto al presidente Arcigay Catania Armando Caravini. Io chiedo perdono se ho sbagliato mille volte il cognome del presidente. Ciao presidente, benvenuto. Sì, salve, salve, buonasera e grazie per l'invito. Sì, ti ascoltavo e quindi sentivo il cognome dato, però hai identificato, ti ringrazio. Sì, allora forse anche adesso in sovraimpressione l'ho messo sbagliato, ci dovrebbe essere l'altro, ne ho fatte due per sicurezza, magari questo qui lo... Cavarini o Caravini? Caravini. Caravini, Caravini. Caravini. Allora togliamolo Caravini. Questo qui, magari mettiamo quello corretto, ti chiedo perdono. Allora, presidente, questi video sono corretti? Sì, sono dei video corretti. Infatti stavo dicendo, stanno già dicendo tutto praticamente, sì, sono video corretti sia per quanto riguarda tutti i frutti, quindi la ragazza che ha spiegato in grosso modo il disegno di legge ZAN, sia per quanto riguarda appunto gli acronimi che utilizziamo all'interno da LGBTQIA+, e capisco che per chi non è addetto ai lavori, diciamo così, è complicato queste sigle, lo è persino per chi lo è addetto ai lavori. Attualmente come Arcigay ci siamo fermati alla I, ancora manca la A, però ecco, stiamo discutendo di inserirla anche. Ecco, io infatti... La A sta per asessuali.
Sì, infatti io il video l'ho tagliato alla T, ma non per discriminare le altre lettere, ma perché diciamo che l'argomento su cui magari io posso dire, e anche i nostri ospiti possono dire di più, dato che sono quelli gli argomenti più commerciali, permettimi il termine. Prima di iniziare la nostra conversazione, ed è un piacere parlare con te, ci siamo sentiti ieri per la prima volta, sono contento che hai accettato subito l'invito a questo programma. Ho lanciato su Instagram il sondaggio DDL Zan sì no. Il 75% vota sì, il 25% vota no. Tra l'altro, per i votanti del no si equilibria, diciamo, c'è un equilibrio tra uomini e donne. Per quanto riguarda il sì, c'è anche un buon equilibrio tra uomini e donne. Diciamo che vince il sì, ovviamente, con il 75%, e il no il 25%. Come dicevamo prima, finalmente, perché io sono per il sì, te l'ho detto anche via telefono, sono assolutamente per il sì, perché qualsiasi tipo di discriminazione, qualsiasi tipo, secondo me si deve attenzionare come oggi si sta attenzionando. Abbiamo parlato un po' anche di quello di cui volevo parlare oggi insieme a te, e della vita quotidiana. Ma molti dicono: ma non è vero che c'è discriminazione. Tu cosa rispondi? Che non è vero quello che dicono, ovviamente, perché a parte sono stati fatti dei report anche da parte dell'Arcigay nazionale, dove praticamente nell'anno 2020 ci sono stati 136 casi di omofobia fra denunce vere e proprie, quindi in questura, o denunce a mezzo stampa, diciamo. E comunque sia, questo è un dato sottostimato nettamente, perché ricordiamoci che molti non denunciano alla questura, né tantomeno a mezzo stampa, perché possibilmente non sono dichiarati, quindi hanno paura della reazione della propria famiglia o del proprio paese, o comunque si ha anche paura nei riguardi delle persone che hanno appunto attuato la violenza. Quindi è un dato assolutamente sottostimato. Purtroppo ancora le denunce non sono molte, anche a Catania, se parliamo anche a livello territoriale, abbiamo avuto dei casi di omofobia, uno, diciamo, quello che di più ha cavalcato la stampa, il caso di omofobia di Caltagirone, in questo caso di una donna lesbica che abbiamo affrontato. Siamo stati a Caltagirone, abbiamo incontrato le istituzioni. Il problema di fondo, specialmente quando riguarda l'omofobia fra giovani, e quindi anche in un contesto, il problema di fondo è fare formazione e informazione nelle scuole. Quello è un ostacolo enorme per quanto riguarda le associazioni LGBT. Un ostacolo che noi affrontiamo già dal 2014, quando gli stessi che si stanno opponendo al disegno di legge Zan sono gli stessi che nel 2014, parlo della destra, parlo di Pro Vita, dell'associazione Pro Vita, del Popolo della Famiglia, delle Sentinelle in Piedi, insomma di tutta questa galassia che io definisco omofobi, si sono inventati la teoria del gender, che praticamente le associazioni LGBT, come per esempio Arcigay Catania, va in una scuola a indottrinare un ragazzino, a farlo diventare omosessuale, a insegnargli la pratica della masturbazione. Sono tutte fesserie, assolutamente, ma assolutamente. Quando andiamo nelle scuole, andiamo con i professionisti, loro hanno preso gli studi di genere, che sono una cosa e sono studi scientifici, e l'hanno trasformato in teoria del gender, mettendo ovviamente degli stereotipi dentro. Però questa cosa è già un primo problema nelle scuole, per riuscire ad entrare nelle scuole. Normalmente riusciamo ad entrarci, perché ricordo che le scuole, i giovani sono il futuro di questa società, e molte volte sono, meno male, molto più avanti rispetto alla stessa dirigenza scolastica.
riusciamo ad entrare tramite le assemblee d'istituto e non più con progetti di lunga durata. Ecco, Presidente, scusami se ti interrompo. Chiedo intanto alla regia se mi può aumentare leggermente il microfono in spia, così da non sforzarmi troppo. Allora, io ti volevo, appunto, hai detto bene, l'insegnamento della scuola, della cultura, genere, che prendono i bimbi così, con le, assolutamente sfatiamo questo mito. Io vorrei sfatare anche il mito della Disney. Ah, nella Disney ci sono i contenuti LGTB per fare questo, per quello, eccetera, eccetera. Sfatiamo anche quest'altro mito. Poi ovviamente l'esubero di ogni cosa fa male. Se tu ti mangi 10 kg di pane al giorno è normale che stai male. Quindi quando si scherza sul fatto del bacio non consenziente a Biancaneve, non so se hai sentito queste cagate che ci sono su internet, sì, ho sentito. Queste sono cagate. Poi non che... ho capito però se alla fine è fake news oppure no, perché c'è chi sostiene che è una fake news questa cosa, questa polemica nata per il bacio non consenziente a Biancaneve. Ma poi sì, a certe volte si esagera. Ma si esagera perché anche perché è la cultura, ripeto, è questa sorta di subcultura che ci porta poi ad esuberare su tutto. Ecco, io voglio andare nello specifico, intanto dopo parleremo, tra poco parleremo con te, è caduta la linea, comunque parleremo col presidente Armando Caravini, che io chiedo scusa, gli ho sbagliato molte volte il nome, questo è giusto, scendiamo in piazza, dopo ne parleremo, sabato 15 si scende in piazza e volevo dei chiarimenti a tal proposito, perché molti sono impauriti di questa cosa qui, ma non impauriti sotto un punto di vista, ecco, di scendere in piazza. Tra poco ne parleremo. Io voglio andare proprio nella vita quotidiana vissuta proprio da te, Presidente, e da persone che conosci. Ne avevamo parlato per telefono. È ancora difficile dirlo ai genitori, tu che sei il presidente, ti capitano questi casi qua? Com'è stata la tua esperienza? Raccontaci. Allora, prima di addentrarmi nella mia esperienza personale, e mi reputo assolutamente fortunato, ci tengo a precisare che ovviamente i tempi sono diversi, cioè fare coming out oggi è assolutamente diverso rispetto a 20 o 30 anni fa, quindi comunque sia, anche grazie al lavoro delle associazioni, si sono fatti dei passi in avanti importanti, specialmente i più giovani riescono a fare coming out e vivere il proprio orientamento sessuale assolutamente in maniera naturale e tranquilla. Normalmente oggi si vive specialmente la paura di fare coming out nei piccoli centri, quindi nei paesini, o quando si sa l'opinione di un genitore. Quando si avvicina un ragazzo che vuole fare coming out, vuole parlare con i genitori e ha paura in associazione, gli cerchiamo di far capire che innanzitutto dobbiamo metterci in testa una cosa, che un genitore, se davvero ama il proprio figlio, difficilmente lo butta fuori di casa perché è omosessuale. Normalmente c'è un problema di fondo diverso a parte l'omosessualità, o perché è stato indottrinato dalla chiesa. Questi normalmente mi è capitato di ragazzini finiti in mezzo a una strada perché i genitori facevano il cammino catecumenale, quindi non potevano accettare una cosa del genere, o perché erano indottrinati o proprio per mentalità molto molto chiusa. Ma normalmente un genitore tende, chi più chi meno, ad accogliere il proprio figlio. Dico anche ai ragazzi che devono anche capire e comprendere il percorso, il tempo che ha bisogno un genitore ad assimilare questa notizia, a farla propria, ad elaborarla, perché ogni genitore ha il proprio tempo, perché per quanto abbiamo fatto dei passi in avanti, comunque sia, la società ancora non, quando si parla di omosessualità, seppur ci siamo levati di dosso lo stereotipo che miravamo al suicidio, che eravamo malati, oppure che eravamo fenomeni da baraccone, comunque sia non la fa vedere ancora totalmente positiva. Un genitore ignora la materia, quindi ha bisogno del proprio tempo per comprendere che non è cambiato assolutamente niente, anzi sta costruendo un rapporto sincero finalmente con il proprio figlio, e
spingiamo tra l'altro i ragazzi a fare il coming out, perché avere la famiglia dalla propria parte ti rende la persona più forte del mondo e ti rende capace di sconfiggere anche quel bullo, quell'omofobo che ti ha di mira. E ti faccio un esempio. Io sì, con tutto che sono dichiarato presidente di un'associazione e quindi tutto il mondo praticamente sa di me, non mi capita quando passeggio per strada qualcuno che mi urla frocio, a differenza di quando invece non ero dichiarato e quindi nessuno sapeva di me e lo tenevo possibilmente nascosto, mi prendevano di mira. Questo perché? Perché quando tu vivi la tua condizione, la tua natura in maniera naturale, qua infatti quello che è naturale, assolutamente, smonti anche questo genere di attacchi. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, perché ho detto che mi reputo fortunato, genitori assolutamente intelligenti, io mi sono dichiarato a 16 anni, tra l'altro ero sicuro della reazione positiva perché i miei genitori, mia mamma aveva una profumeria, quindi era circondata da omosessuali, conosceva tanti omosessuali, faceva campagna elettorale per una coppia di donne di Siracusa, all'epoca erano rappresentanti di Arcidie Siracusa, e quindi ci sono andato sicuro. Ti posso dire che la reazione è stata inversa all'inizio, io avevo paura di mio padre, non di mia madre. Invece diciamo che ha avuto più tempo mia madre per elaborare questa cosa rispetto invece a mio padre, quando ne parlammo a tavola insieme a mia sorella. Sicuramente ha sofferto, non lo posso questo negare, però poi quando lei ha elaborato, ha capito che non è cambiato niente, anzi convivo da rapporto sincero alla luce del sole col proprio figlio, è venuta lei a chiedermi, ero fidanzato all'epoca, di conoscere il mio ragazzo. Oggi io mia madre la definisco una frociara, per stare in termine, perché partecipa a tutti i Pride, quando la cito dal palco del Pride saltella per farsi vedere che lei, la mamma, è orgogliosa del proprio figlio, e quindi per questo mi reputo fortunato, altri non lo sono come me purtroppo, per questo ti ho citato prima i casi che invece ragazzi che non... i genitori hanno bisogno, hanno reazioni più violente, certo, o peggio, tagliano i ponti con i propri figli. Assolutamente, abbiamo visto qualche caso di recente alle Iene, ma molti casi che non vengono disotterrati, ecco, molti restano al buio, senza le luci dei riflettori, e magari poi va a finire anche male. Io non so se c'è collegato, chiedo a Samuele se c'è collegato il dottor Alessio Liotta. Leotta, sì, è collegato, magari ora parliamo di questo, ecco, ce lo mettiamo, eccolo lì. Io non lo volevo invitare oggi perché ha vinto lo scudetto. Ancora sto a festeggiare. E festeggia tutti i giorni, festeggia tutti i giorni. Allora, saluto tutti. Ciao Alessio. Ciao Leotta, a tutti. È il nostro psicologo di fiducia di IVTV. E io volevo chiedere al presidente Armando, i giovani, e così ci colleghiamo con Alessio Leotta, se ci sono dei casi in cui qualcuno, qualche genitore è venuto a parlare con te, parlo con Armando, se ha notato appunto un cambiamento nel proprio figlio o nella propria figlia, e poi chiediamo ad Alessio Leotta come si può affrontare questa cosa onde evitare appunto le discriminazioni e il bullismo. Presidente. Sì, ma almeno quando mi è capitato che sono venuti... Ti sento male, presidente. Genitore. Sì, sì, mi senti? Sì, ora sì. Mi è capitato che sono venuti i genitori con qualcosa che non va nel mio ambito. Sì, ma io penso che Alessio Leotta, perché andava tutto bene... Andava tutto bene, poi è arrivata l'ombra interista, quindi gli studi. E tra l'altro Alessio è stato quello lì che mi ha detto: oh, Giuseppe, c'erano problemi audio la scorsa volta. Fino ad ora non ci sono stati, arriva Alessio, ci sono problemi audio. Aspetta, no, che mi stacco, dai un attimo.
No, no, non ti non stacca. Voi mi sentite bene? Sì, 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 io lo sento. Sì, allora Alessio, stacca il microfono e poi lo attacchi a momento, ok? Però ci senti bene. Così, Alessio? Sì. Ah, ok, vabbè, allora ora tutto ok. Ah, casomai ti chiude Samuele il microfono. Allora, presidente. Sì, allora, mi è capitato nella mia esperienza che sono venuti i genitori pressoché spinti dai propri figli e dalle proprie figlie in associazione e avevano, per loro era un problema la professionalità del proprio figlio e della propria figlia e volevano rivolgersi alla psicologa dell'associazione per cercare di convertire il figlio alla figlia, alla fine non comprendevano che dallo psicologo, dalla psicologa ci venivano proprio loro direttamente per cercare appunto di comprendere che non è così. Ma sicuramente lo psicologo, ecco, su questo mi darà ragione. Alessio Leotta. Sì, ora ti sento. Presidente, ti do pienamente ragione, ovviamente. A parte il fatto che ho diversi amici, colleghi che fanno parte dell'associazione, che seguono anche diversi ragazzi, che mi è capitato di fare un percorso proprio anche proprio personale. E quindi sono pienamente d'accordo. Molte volte portano i genitori con le preoccupazioni e l'ansia che hanno nei confronti dei figli, li portano davanti a noi dicendo: dottore, lei gli deve far capire bene la situazione, allora magari lo aiuti e gli dica qual è la strada giusta. E dopo che io li sento per un quarto d'ora, dico: signora, lei ha di bisogno, perché suo figlio è tutto bene, voglio dire, non ha niente di anomalo. Sei il genitore. Sì, non sono sicuramente io che sarò lì a spingere lui in questo e in quell'altro. Bravo. Non esistono dal mio punto di vista, l'ho messo per iscritto più volte nella mia pagina, che non esistono secondo me proprio gay, lesbiche, bisessuali, eterosessuali, esistono sempre persone che si innamorano di altre persone ed è proprio questa forza, questa bellezza dell'innamorarsi e dell'innamoramento che è al di sopra di qualsiasi cosa ed è una forza così buona, positiva, che è un benessere non solo della mente ma anche proprio del corpo, perché sprigiona tante endorfine, tante situazioni che fanno star bene anche fisicamente. Allora io do parola a Zelda, che ha ascoltato. Sì. Allora Zelda, il tuo punto di vista. Allora già ne avevo, quando abbiamo iniziato, ho detto il mio punto di vista, no? Mi collego con le ultime parole appunto che hanno appena detto, ovvero se si fa quel che si vuole, nel senso che si sente di fare, no? Riesce a star bene. Ora parliamo dell'amore, no? Voglio utilizzare questo termine perché parliamo proprio di amore, quindi non c'è differenza se io possa amare una donna, un uomo, perché l'amore fa star bene e tutte queste restrizioni, ora magari posso capire, e anche perché abbiamo un sacco di fatti, no? Io qualche settimana fa, adesso non mi ricordo dove è stato, a Firenze, non so chi di voi l'ha visto, una ragazza è stata picchiata, menata veramente alla grande, buttata fuori di casa dai genitori, gli hanno sequestrato tutto, l'hanno lasciata senza vestiti, non so chi di voi ha sentito questa storia, ne parlavano l'altra sera al Maurizio Costanzo Show, ecco, vi dico qual era la trasmissione. Il mio competitor, giovane competitor. No, però parlavano appunto di questo e questa ragazza è in lacrime proprio, quindi affrontavo questo tema qualche giorno fa, questa ragazza in lacrime è stata veramente maltrattata, buttata fuori di casa, ignorata dall'intera famiglia, da sorelle, fratelli, cugini, si è ritrovata veramente a chiedere aiuto per strada. Ora, come dicevamo poc'anzi, il problema non sta a chi sceglie di amare, come amare e seguire il proprio sentimento, il problema sta magari nei genitori che non hanno capito, come in questo caso, dei genitori che veramente ne fanno una minaccia, ne fanno una violenza e anche, come parlavamo poc'anzi, di chi per strada ancora si permette di insultare o giudicare. Quello che dico io, l'amore è amore per tutti. Quindi non importa chi ami o perché lo ami, non bisogna dare nessuna spiegazione.
basta semplicemente aprire ovviamente a 360 gradi quello che sono poi i nostri valori, la nostra cultura, perché l'amore è bello sotto qualsiasi forma o che si voglia sentimento. Quindi ecco, io sono veramente d'accordo, no alle discriminazioni, perché l'amore è amore, ragazzi, non c'è spiegazione. Io non credo che si possa razionalizzare. Brava. L'amore, ecco, l'amore è un sentimento. Faccio, non è razionalizzazione. Applaudo. Come? Come? No, non ho sentito, non ho sentito. Faccio come Salvini, che quando sono una cosa passa le mani. Ah, ok. Cioè, non si può spiegare l'amore. Anch'io, se amo un uomo, amo una donna, lo amo. Le sofferenze non sono giudicabili. Ma l'amore non è giudicabile. A prescindere, quindi non può essere discriminatorio. A prescindere da uomo o donna, Zelda è difficile da amare un po'. Ecco, no, sto scherzando. No. Ecco. Io do la parola a Thor. Piuttosto dobbiamo aiutare, scusate, volevo dire questo. Piuttosto dobbiamo aiutare, devo andare dallo psicologo. Veramente, chi è che ancora fa minacce per strada? Chi certo. ancora non ha capito questi valori, quindi veramente amatevi, amate chi volete. Io do parola a Thor prima di passare di nuovo al presidente e poi ad Alessio. Guarda la telecamera lì, grazie. La sento più. È staccato? Hai staccato il microfono? Ah sì. Fantastico. Sì, allora, ora ti vabbè, sento. Tanto okay. detto cazzate. Quindi... Ah, okay. No, comunque, no. Io dico, sì. cioè, io mi auguro di svegliarmi un giorno e non sentir più parlare di queste differenze. Uomo, donna, gay, etero. Cioè, io credo che i problemi dell'esistenza umana siano... Noi vediamo l'omosessualità come se fosse un qualcosa di strano, comunque come se fosse una malattia... Del XX secolo, quando non è vero, perché comunque l'omosessualità è nata con l'uomo, esistono anche animali in natura che sono omosessuali, quindi fa capire che comunque in questo quadro biologico dell'ecosistema l'omosessualità era compresa. Quindi io non ci vedo nulla di così strano nell'omosessualità. E io spero un giorno di svegliarmi e cercare di trovare delle soluzioni sugli OGM, le scie chimiche, tutto, cioè questi sono sì. i problemi che effettivamente... Prossima puntata, a tal proposito... Ha dato un'idea. Prossima puntata, io invito così in diretta anche Alessio Leotta, io oggi sbaglio il cognome di tutti, mi ammazzano, sì. sicuro. Io credo che sia proprio parlarne che fa credere al mondo che sia una diversità. Non è una diversità. C'è una cosa normale, è naturale, quindi ripeto, io condivido tutto quello che hanno detto tutti, perché ripeto, stiamo parlando di ossigeno, di cose normali, che servono per vivere, la vita è questa qua, si può amare un uomo, una donna, ognuno è libero di fare quello che c'era, vuole. C'era un detto una volta che diceva, c'è cioè una frase, sì. no? Innamorati prima di te, poi della vita e poi di chi vuoi, quindi se ti innamori di te stesso e sai quel che vuoi, puoi amare veramente chiunque, credo che non ci sia forma d'amore più limpida e più grande, di amare chi si vuole. Esattamente, ecco. Quindi io mi auguro che un domani non ci sia più bisogno di fare manifestazioni, esatto. cose per affermare un qualcosa che comunque è in natura ed è giusto che ci sia, io non mi sconvolgo, non capisco il perché... Si venga a creare sempre questo caos, discussioni. Poi si cerchi anche, vedi, anche la faccenda Fedez, il cercare proprio di calcare ancora di più su un decreto legge. Siamo nell'onda del social, quindi comunque sì, tutto sì. viene enfatizzato e comunque sì. molto più allargato del dovuto. Sì. Credo che bisogna parlarne, come diceva poc'anzi il Presidente, bisogna parlarne e dare sostegno a chi ancora ha paura di questa cosa. Esatto, no? questa qua è l'unica cosa. Questo è l'unico dialogo, secondo me, esatto. giusto, come supporto, perché è giusto che si vincano magari le proprie, voglio chiamarle paure, che poi paure non sono, però ognuno di noi ovviamente ha anche dei limiti. Ma la colpa è della società che ha creato certo. questa immagine negativa dell'omosessuale, certo. di tutto quello che non è standard. Ma chi è che dice che in natura ci sia un giusto o uno è sbagliato? È una cosa sbagliata, cioè, ovviamente. Chi lo dice? Ovviamente. Io ripeto, io resto ogni volta che apro gli occhi dico cazzo, si può però dire? Magari ma noi ne stiamo parlando e quindi magari qualcuno stasera troverà coraggio magari questo sì. oppure ma dire non c'è niente di male, ecco, i quindi vi può ecco, sostenere sotto tutti i punti di vista. Io ritorno la palla al nostro presidente. Vedo nel profilo social scendiamo in piazza
E ti dicevo, qual era la paura? La paura quando si parla di scendere in piazza. Molti parlano in maniera negativa del Gay Pride. Ecco, di che cosa si tratta questo scendiamo in piazza, Presidente? Allora, scendiamo in piazza è la manifestazione statica che stiamo organizzando appunto a sostegno del disegno di legge Zan. Il 15 maggio non scenderà, noi qui scenderà a Catania, ma ci saranno decine e decine di piazze in tutta Italia con uno slogan comune per cercare appunto di far comprendere che la cittadinanza, comunque sia le persone, sono assolutamente favorevoli al disegno di legge a dispetto alle posizioni di quella destra oscurantista che sta cercando di boicottare la legge. Quindi stiamo cercando di spingere il disegno di legge, perché ricordiamo, ieri abbiamo vinto una piccola battaglia, che è quella là appunto della discussione solo del disegno di legge Zan, quindi non con aggiunte di altri disegni di legge sullo stesso tema, però ricordiamoci che ancora c'è lo scoglio del Senato e la ex maggioranza del governo di Giuseppe Conte, dell'ex Presidente del Consiglio, perché la legge è nata sotto il suo governo, il disegno di legge, non è così unita come si vuole far credere. C'è Italia Viva, per esempio, che ha posizioni di modifiche, quindi dobbiamo tenere alta l'attenzione ed è per questo che scenderemo in piazza il 15 maggio alle ore 17, ti do un'anteprima anche dopo, sì, a questo punto, perché ancora non è uscita, in piazza Stesicolo a Catania. Ah, perfetto, quindi con e collegandomi alla paura o al fatto del Gay Pride, volevo anche esprimere un concetto appunto sulla discussione di prima, che sicuramente il termine diversità declinato in negativo è sbagliato e assolutamente riprovevole, ma in realtà diverso, diversità, differente è una parola positiva, perché siamo tutti diversi, al di là anche dell'orientamento sessuale. Non è che la diversità, anche due eterosessuali sono diversi fra di loro, la diversità anche la si vive nel quotidiano. Io per esempio sono buddista, possibilmente un'altra persona è cattolica, siamo persone diverse. La diversità è arricchimento, e questo è, insomma, lo volevo dire perché è importante far passare il concetto di diversità declinato ovviamente in maniera positiva. Giusto. Quindi io rivendico le mie caratteristiche che sicuramente sono differenti rispetto a un'altra persona. Per quanto riguarda il Gay Pride, il Gay Pride diciamo che è da quando è nato che ci portiamo dietro alle solite polemiche di carnevalata, di baracconata, eccetera. In realtà il Pride non è assolutamente questo, normalmente lo utilizzano sia questo genere di terminologia, sia partiti o movimenti, partiti come quello della Meloni e di Salvini, o movimenti che avevo già citato prima, vicini diciamo alla religione cattolica, e la utilizzano, ahimè, sì, lo ammetto, anche alcuni, meno male, minoranza, esponendo comunque sia membri della comunità LGBT. Ma perché semplicemente ignorano da dove nasce il Pride, il significato stesso del Pride. Il Pride è, al contrario di ciò che si pensa, non è mettere una maschera, è togliersela, è essere quel che si è. Perfetto. È rivendicazione della propria persona e anche del proprio corpo. Io non vado in piazza a dire, per esempio, cito lo psicologo Leotto perché è l'unico per ora che mi ricordo di cognome, a dire come si deve vestire in piazza, come deve andare a manifestare quello che deve dire. Esso si rappresenta da solo, rivendica il proprio corpo e la propria persona, quindi è togliere una maschera, essere quel che si è. E poi ricordiamoci che il Pride non nasce da esponenti borghesi omosessuali in giacca e cravatta, come ci vorrebbero vedere, diciamo, quelli che sono i detrattori dei Pride.
Ma il Pride nasce appunto dalla rivoluzione di Stonewall, cioè da, perché all'epoca, faccio una piccola parentesi veloce, non entro ovviamente sì. nei tecnicismi o veramente nella storia, nasce dal fatto che all'epoca le leggi americane prevedevano che superato un tot numero di abbigliamento non consono al tuo sesso, venivi incarcerato, venivi portato via. Nello Stonewall erano, diciamo, si riunivano dei travestiti, delle persone transessuali e utilizzavano si vestivano secondo appunto la propria persona. E lì fu la rivolta, cioè proprio queste persone, anche la storia del tacco a sfiglio nella testa di un poliziotto, lì è nata la rivoluzione che fece scandalo, che diede finalmente una visibilità a una comunità che prima non aveva, perché il problema per il legislatore dell'omosessualità, della transessualità, della bisessualità, eccetera, non esisteva nemmeno, perché eravamo persone invisibili. Certo. Quindi questo è il significato del Pride, la visibilità. Ecco, a proposito di che questo... Che poi è politica. Assolutamente. Presidente, per chiudere, definisco, diciamo, l'ho sentito l'altro giorno in radio, no? Si definisce l'omosessualità la discriminazione all'omosessualità come la discriminazione, diciamo, l'antisemitismo. Sono pienamente d'accordo perché, concludo e do la parola a Alessio Leotta, all'antisemitismo, perché se andate ad Auschwitz, vedete i pigiami a righe, ecco, chiamate così, con i simboli appunto degli omosessuali, simboli anche dei rom, insomma, quindi è la stessa cosa, stessa discriminazione. Io ti ringrazio, Presidente, e spero di invitarti grazie presto anche per Disturbia, insieme al nostro Torre dei Frida che ci sta salutando, quindi grazie Presidente. Grazie mille. Grazie, se vuoi restare, grazie, puoi restare grazie. Ovviamente collegato con noi. Alessio Leotta, per concludere questo argomento, vuoi dire qualcosa? Sì, più che dire, vi volevo ricordare un'immagine che avevo pubblicato tempo fa, proprio riguardo il razzismo spiegato agli idioti. Prendete per esempio due uova, non saranno mai due uova uguali. Sarà uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, uno un po' più grosso, uno un po' più piccolo. Bene, dopo averli osservati per 3 secondi, l'idiota si fa la sua idea, poi apriteli e guardate cosa c'è all'interno. Saranno identici praticamente. Ecco, infatti. E purtroppo questa qua è la realtà dei fatti, che molte persone non riescono ad osservare nel cuore gli altri, e quindi ci è facile giudicare da un aspetto, da una struttura che c'è fuori esterno, certo. E non riusciamo a guardare in realtà quello che all'interno ognuno di noi ha e quello che è. Bene. Quindi poca vita agli idioti e lunga vita invece agli empatici e alle emotivi. Bravo, grazie Alessio, io intanto saluto Tor dei Frida che deve andare a registrare un promo, perciò devo lasciarti per questa sera. Ecco, ti anticipo, prossima puntata inviteremo un signore di Paternò che ha scritto parecchi libri sugli alieni, e quindi parleremo un po' degli UFO, degli alieni, quindi ti anticipo un po' la puntata della prossima settimana. E poi voglio lanciare una provocazione: Gay Pride e Family Pride, che differenza c'è? Vi lascio con questa riflessione. Grazie Tor. Adesso, ciao a tutti. Grazie mille. Adesso siamo col punto interrogativo rosso, perché dovrebbe esserci sia il nostro amico Rosario Di Grazia. Non andare via Alessio, non andare via. E ci dovrebbe essere anche il nostro ospite Luca Arena. Prima di ciò lanciamo l'argomento appunto della denuncia. La denuncia, parliamo di Condorelli, l'uomo dei torroncini che si è ribellato
Io saluto Torre, nel frattempo siamo tutto in diretta. Presidente, se tu vuoi restare puoi restare, tra poco diamo anche il benvenuto a Rosario Di Grazia e Alessio Leotta se vuole restare, perché questo qui è anche un argomento che può trattare tranquillamente. Quindi andiamo con il contributo video e poi parliamo di Luca, il coraggio di denunciare. Andiamo con il servizio. Telefonò il nostro guardiano e mi disse: venga subito perché c'è una sorpresa. La sorpresa: una domenica sera, davanti all'ingresso della sua azienda a Belpasso, una bottiglia piena di alcol e un biglietto sgrammaticato citato anche dal giudice di Catania nell'ordinanza: mettiti a posto o ti facciamo saltare in aria. Un po' di paura ti rimane dentro, però bisogna guardare avanti e bisogna andare oltre. Cioè, se vogliamo veramente cambiare le sorti e l'immagine di questa nostra isola, dobbiamo denunciare. Non vedo altre alternative. Denunciare sempre, come ha fatto lui ora e altre volte in passato. Tentate estorsioni, rapine, le armi le hanno trovate i carabinieri nell'ultimo blitz coordinato dalla DDA. 40 arresti tra affiliati e boss di Cosa Nostra, quella mafia etnea che ha provato ancora a mettere le mani sull'attività di Condorelli. Nel 1933 Condorelli. La pasticceria, fondata dal padre nel 1933, è divenuta negli anni colosso della produzione dolciaria. I torroncini, il latte di mandorla, i dolci siciliani, fatturato milionario, in organico, 90 dipendenti fissi e 30 stagionali. Denunciare, ripete l'imprenditore, vuol dire tutelare anche loro. Oggi credo che questa operazione si traduce nel dire: beh, ce la possiamo fare, cioè se vogliamo ce la possiamo fare, basta crederci. E siamo tornati, appunto, Luca, il coraggio di denunciare, mettiamolo in collegamento con noi, Luca Arena, biancavillese, che ha denunciato qualche anno fa la mafia, il pizzo, e oggi si trova in una località ovviamente segreta e ha avuto, diciamo, il coraggio di denunciare. Io non riesco a vederlo, il collega si scollega, magari se... Eccolo lì! Ciao Luca! Io non ti vedo, Giuseppe. Mi vedi? Vedo un po' tutti, ma te no. Ah, vabbè, l'importante è che mi senti. Allora, okay. Luca, okay. Grazie intanto per essere qui con noi. Ti ho chiamato tra l'altro ieri, ma tutti gli ospiti ho chiamato tra ieri e l'altro ieri, quindi perdonatemi, il lavoro purtroppo non mi ha aiutato sotto questo punto di vista, ma sono contento che sei qui. Non abbiamo... Un piacere per me. Anche per me, tra l'altro ci conosciamo da sempre con Luca, e fa strano sentirci in questo modo, ma sicuramente fa onore, resterà e resta nella storia di Biancavilla, perché Luca Arena è ex titolare di un'agenzia di pompe funebri, decide di denunciare il pizzo e cambia la storia del nostro territorio, perché di cosa poi nasce cosa. E tra l'altro qualche anno fa ha organizzato il Triangolo della Vita, una manifestazione appunto contro la mafia, che ha avuto, diciamo, penso che sia stata la prima volta dove Luca scendeva a volto scoperto, tornava di nuovo nella sua terra d'origine. Luca, come va? Intanto come stai? Come va? Bene, 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 va bene. Ecco, potrebbe andare ancora meglio, però piano piano, facciamo fare al caso. Ecco, tu per telefono mi parlavi di un argomento e ovviamente io non so se adesso ne possiamo parlare, infatti non ti faccio domande, se ne vuoi parlare ne parli tu, di una novità brutta purtroppo, ecco. E magari se poi ne vuoi parlare ne parli tu, ma andiamo proprio... Vabbè. Per chi non conosce la storia, appunto, ti ho invitato anche perché è capitata questa cosa di Condorelli, un imprenditore, un grande imprenditore
che non ha esitato a denunciare. Ci sono stati circa 40 arresti con diciamo tutto quello che è lo smantellamento di quello che era il clan appunto di questa situazione. Io non vedo se c'è Alessio Leotta collegato, intanto magari non lo so, se ci sei comunque dopo ci mettiamo in collegamento anche con Alessio e con Rosario Di Grazia, che vorrei vedere, almeno lo salutiamo. Ah, Alessio c'è. Rosario Di Grazia si è collegato tardissimo. Ciao Rosario. Un attimino, vai Rosario. Ciao Giuseppe, mi sentite? Ciao Rosario. Sì, ti sento bene, non ti vedo, però ti sento bene. Bene, allora tra poco sentiremo l'opinione di Rosario Di Grazia, che ci ha raggiunto tardi, anche di Alessio. Ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare, mi dispiace di non poter sentire Luca, lo abbraccio virtualmente a distanza. Sì. Purtroppo devo andare, infatti ah. Vi dicevo proprio per battute. Speriamo di ovviamente rivederci in prossime volte. Certo, come sempre Alessio ti invito prossimo venerdì. Spero di essere. Ecco. Grazie Alessio, grazie. Scusate, ciao ciao ragazzi, ciao grazie, Luca, ciao. Grazie ciao, Alessio, sì. Intanto ciao, vedo ciao. Il grande, grande Rosario Di Grazia. Ciao Rosario. Allora, torniamo un attimino con la schermata. Tu dovevi andare via, Zelda? Sì, io sì, io sì. Ecco, allora... Purtroppo già ti avevo già avvisato. Sì, allora grazie Zelda, ci vediamo in questo prossimo venerdì. Ovvio che sì, dai. Ok. Mettiamola così, te lo prometto. Ok, ovviamente, ci vediamo prossimo veramente, saluto anche voi, è stato veramente un immenso piacere. E niente, ci rivediamo alla prossima. Grazie, okay. Grazie, grazie Zelda. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, allora, ciao. Torniamo di nuovo con Luca. Allora, io non ho preso nessun contributo video perché appunto ho preso il contributo video di Condorelli, ma voglio parlare della tua storia, come è cambiata la tua vita. Una volta ho fatto anche un'intervista dove spiegavi, è giusto denunciare e voglio andare a vedere a che punto siamo con il sondaggio. Denunciare conviene, l'88% vota sì, il 12% vota no, la stragrande maggioranza vince il sì, è giusto, conviene, no è giusto, è sempre giusto denunciare, ma conviene denunciare, prima di partire la tua storia, Luca, conviene denunciare? Sì, certo che conviene, conviene soprattutto se quello che vuoi e arricchire la tua vita a livello personale, cioè nel senso, già che scegli una strada diversa da quella che in antichità era tramandata, no? Meglio pagare, avere un po' buono che denunciare o mettersi conto. Invece oggi penso che lo Stato abbia gli strumenti per salvaguardare noi vittime di mafia o di estorsione. Io però purtroppo a volte non li vuole usare questi mezzi, nonostante la legge dice che siano questi mezzi a disposizione di chi sceglie di cambiare e sovvertire la propria vita. Io devo dire che all'inizio ho trovato molta voglia, molta disponibilità logistica soprattutto nel frattempo che si stava preparando l'incidente probatorio, cioè parliamo alle armi iniziali quando ancora avevo a che fare con la territoriale tipo i carabinieri e la magistratura e la scorta a livello catanese, parlo a livello locale. Sì. C'è stata molta attenzione nei miei riguardi, mi sentivo veramente apprezzato. Poi dopo l'incidente probatorio, lì subentra lo Stato che ti fa firmare un programma speciale di protezione. E quindi diciamo la territoriale con cui tu hai denunciato non ha più la competenza su di te. Quindi tutto viene trasferito a Roma, dove Roma non conosce te, non conosce la tua storia, sa solamente le pratiche del processo. Certo. Ma veramente la tua persona, come ti hanno conosciuto i carabinieri o chi
Ho il magistrato, il PM, il Bonunghi, il Triazzo. Ma non ti conoscono come loro, non sanno per certo. Tu lì sei una matita, capisci? Quindi ti danno alla meno peggio un futuro. Ecco, e quindi tu ti sei sentito accolto, tutelato, no? Ma molti dicono, come dicevamo all'inizio, no? Ma chi te lo fa fare, chi non te lo fa fare? Abbiamo fatto un'intervista in passato, all'inizio ti sei sentito ovattato, no? Poi qualcosa è cambiato, ti ha fatto mai pensare di fare un passo indietro, questa cosa qui, magari che la burocrazia, le istituzioni, insomma, ti fanno sentire uno fra i tanti, ecco. Sicuramente ti fanno sentire uno fra i tanti, anzi, proprio niente ti fanno sentire. Quel sistema di protezione non funziona, parliamoci chiaro. Dobbiamo mettere le cose in chiaro, perché un futuro Luca Arena deve sapere a cosa va incontro, capisci? Quindi io posso fungere da informazione per i futuri, diciamo, sfortunati che vanno in queste... Aspetta, c'è il cane che mi disturba. Lo puoi, ecco, lo puoi prendere. Non so se è grande o piccolo il tuo cane. È Ah, grande, grande. Allora, quindi sì, lasciamo perdere. fai, Quindi che prego. ti stavo dicendo, Giuseppe, praticamente sì, funziona, ma fino a un certo punto, capisci? Il Ecco, punto è che non viene tutelato, prima c'era lo psicologo, no? Alessio Leotta. Lui sarebbe stato interessante in quanto una vittima di mafia non ha bisogno solo a livello logistico o di uno stipendio, non è quello. Il problema è a livello psicologico stare da soli in una città dove... ma questa cosa qui non viene, lo Stato non fornisce, diciamo, un'assistenza da uno specialista, appunto, come nel caso di Alessio Liotta, comunque chi fa questo lavoro qui. Appunto ti dicevo, c'ha gli strumenti, ma non li utilizza perché tanto sono tante le persone a proteggere, perché poi non si distingue tra collaboratore e testimone, non si distingue a livello del programma, capito? Certo. Si distingue a livello di qualche beneficio in più, ok? Ma non si distingue a livello di trattamento proprio della persona. Tutti siamo matricole e questo è un po' che fa male dopo aver cambiato totalmente la tua vita, capisci? Però, Certo. la cosa importante è che ti sei liberato di un male ancora più grande. Ok? Quindi Certo. se pensiamo ai benefici, alla bella vita, ok, scottatelo. Però se pensiamo alla vita di tutta, denunciare conviene sempre, anche se vivi lontano dalla terra, anzi, la valorizzi ancora di più, soprattutto quando sei lontano forzatamente. Certo. All'inizio vivi male, ti soffri, ti dispiace, però poi ti fortifica questa cosa, capisci? Che quella volta che tu vai e calpesti il tuo territorio di nuovo, dopo la storia quella mia, ogni passo, diciamo, è quello assaporato, capito? Invece quando stavo lì, avevo l'attività aperta, pagavo loro, tutti i giorni erano piatti, non mi sentivo utile alla società come mi sento oggi. Al di là, dico, di festeggiare San Placido, festeggiare la Pasqua nel mio paese, quelle tradizioni. Le tradizioni, quando tu vuoi andare avanti, cambiare, diciamo, o migliorare un po' il tuo mondo, devi Certo. mettere da parte le tradizioni, le usanze che ti sono rimaste a cuore, però sono l'1% in confronto a quello che hai guadagnato, capisci? Certo, a proposito di questo, la scelta coraggiosa a volte, questo qui lo vedo anche sotto anche altri punti di vista che possono essere anche in punti di vista professionali, in questo caso è molto, molto più importante perché la tua scelta, questa è la domanda che poi diciamo che fondamentalmente il nostro io fanno, no? Ci fanno pensare.
Quando hai fatto questa scelta? Io ho letto vari articoli prima di parlare con te oggi, qualche articolo vecchio. Il fatto di allontanarsi dalle persone care o che metti a rischio, si mettono a rischio le persone care, ecco, questo step qui, come l'hai affrontato tu? Allora, bisogna intanto fare... Cioè, bisogna esplorare se stessi, dentro se stessi, quello cui si tiene, a quello che... Cioè, a cosa si dà più importanza o meno importanza. O perlomeno non è che quello che scegli per forza deve essere più importante di quello che tralasci. È che la vita, purtroppo, a volte ti porta nelle condizioni di fare determinate scelte che tu dici... Se faccio questa non posso fare quella, se non faccio quella non posso fare quella. Però alla fine nasciamo da soli e moriamo da soli, io penso. Bravo, quindi la cosa che mi valorizzava di più in questa vita, in quel momento della mia vita, era solamente fare quella scelta. Al di là di quello che mi poteva seguire o che non mi ha seguito. Però la cosa importante era fare quella scelta, perché dentro di me sapevo che era la cosa giusta da fare. Per un mio futuro, come mio nonno mi ha messo in testa, cioè devi vivere dignitosamente. Dignitosamente non significa vivere con i nostri casi, quelli tutti ce li sappiamo fare se facciamo qualche intrallazzo, soprattutto, no? Però vivere dignitosamente significa vivere che tu ti guardi allo specchio, le persone ti guardano in faccia e dicono questo, alla fine, capisci? Cioè, certo. non te lo so dire in parole precisamente, però penso di avertelo fatto dire. Sì, sì, no, ho capito perfettamente. Poi io penso una cosa, che se fare una scelta del genere, ovviamente da esterno, sì, è facile parlare da esterno, ma se è la scelta giusta da fare. Poi se gli altri l'appoggiano meno, come dici tu, io ho fatto la scelta giusta. Nessuno mi può dire mai ho fatto la scelta sbagliata, ecco. Io volevo... Purtroppo mi è stato detto, Giuseppe, mi è stato detto molte e molte volte da tante persone vicine e lontane. Io ringrazio, per dire, il cavaliere Condorelli. Io lo ringrazio di cuore, perché a chi aveva qualche minimo dubbio, o a quel imprenditore, per dire, oggi pensa che è sempre meglio avere l'amico buono. L'amico buono sei tu, porca miseria, l'amico buono sei tu. In base a come funzioni tu, tutto il tuo mondo gira. Non è l'amico buono che ti fa girare le cose. Io per 6 anni, insieme alla mia famiglia, sbagliando, abbiamo pagato, dici? E abbiamo pagato tanto, sia a livello di immagine, a livello di soldi, tanti soldi. Certo. Quindi è stata, ogni storia di ogni vittima è diversa, per dire, la storia mia con quella di mio fratello è lo stesso procedimento, ma è totalmente opposto, dici? A livello, certo, di principio. Certo. La storia del cavaliere è molto forte, molto più forte di un giovane testimone di giustizia d'Italia. Ma perché? Perché lo fa un cavaliere, lo fa un imprenditore già fermato nel settore, nel territorio, quindi non te l'aspetti. Infatti. Anche non volendo, mi dà forza a me, alla mia scelta di alla mia scelta di cominciare da molto più forza. Bene. Certo. La sento, sta. Io voglio leggere, poi do la parola insieme a Luca, a Rosario Di Grazia, così ci dice la sua opinione. Pubblica dal Corriere della Sera, se non sbaglio, le parole di Giuseppe Condorelli, che dicono: non mi sento un eroe, mi dispiace ci sia tanto stupore per quello che ho fatto.
Fa piacere ovviamente ricevere tanta stima, ma spiace non sia considerato più normale, diciamo, tra virgolette. Come è cominciato una bottiglia incendiaria con un messaggio in pieno stile mafioso? Trovati un amico buono, altrimenti ti facciamo saltare in aria. È stato 2 anni fa, sono andato subito a denunciare. Finora ne avevo solo parlato con mia moglie, neanche con i nostri figli. Non sapevano nulla, sono ancora troppo piccoli. Ho una figlia di 15 e un ragazzo di 14. Non era la prima volta, semmai era l'ennesima. Furti e minacce nel tempo sono state tante. Poi nel 1998, quando ancora c'era mio padre Francesco che fondò l'azienda, mi ricevetti una sera una telefonata. All'epoca abitavo ancora con i miei. Mi dissero al telefono che mi avrebbero fatto saltare in aria se non gli avessi dato 100 milioni. All'epoca c'erano le lire. Pensai che fosse uno scherzo e chiusi la telefonata. Richiamarono e allora capì che non scherzavano. Parlai con mio padre, la quale dissi che sarei andato dai carabinieri a denunciare. E lui mi rispose subito, vengo con te. Non è amore per il rischio, conclude Condorelli, è l'amore per la nostra terra, i nostri valori, per il nostro lavoro, il nostro sudore, nostro e dei nostri dipendenti, 65 fissi più una quarantina di stagionali per il periodo di Natale e Pasqua. Il sudore non si ruba. Così Giuseppe Condorelli, appunto, è solo d'applausi. Ecco, appunto, come hai detto tu, sai benissimo la dinamica. Allora, prima di cedere parola di nuovo a Luca Arena, do la parola a Rosario Di Grazia. Rosario, mi sentite? Sì, Rosario. Sì. Ah, allora, anzitutto mi scuso con te, Giuseppe, con tutti voi, con tutti gli spettatori, gli amici per il ritardo, però e ringrazio pubblicamente Giuseppe per la stima e l'affetto. Però grazie. Giuseppe sa che io in questo periodo, per me è un periodo molto impegnativo e quindi le mie giornate purtroppo finiscono a quest'ora. Oggi sono stato fuori dal commercialista, ho fatto tantissime cose, purtroppo non ce l'ho fatta ad arrivare prima. Però mi fa piacere avere seguito, senza nulla togliere agli altri, credo l'intervento più bello, che è stato quello di Luca, di queste due puntate, che approfitto per salutare, non lo vedo e non lo sento da una vita, ma quando Luca era a Biancavilla capitava che ci vedessimo, capitava che parlassimo ed era sempre un piacere. E poi ho seguito le sue vicende, ci siamo sentiti qualche altra volta e quindi mi fa piacere oggi rivederlo e averlo ascoltato. Io purtroppo, come dire, non riesco ad unirmi a questo coro di entusiasmo. Cosa voglio dire? Denunciare conviene, sì, senz'altro sì, però secondo me bisogna considerare che se questa opinione fosse davvero condivisa, come il tuo sondaggio ha detto, probabilmente Luca oggi sarebbe a Biancavilla. Quindi se Luca oggi non sta a Biancavilla è perché evidentemente, ed è doloroso dirlo, ma bisogna dirlo, e lo dico prima di tutto come autocritica a me stesso, e evidentemente se Luca oggi non è a Biancavilla, ma ha bisogno di un servizio di protezione, ha bisogno di vivere lontano dalla sua terra, è perché evidentemente purtroppo la maggioranza, diciamo, di noi, e ci metto io per primo, pensa che denunciare non convenga, perché non denuncia. Certo. So che tu hai affrontato la questione dell'aggressione all'avvocato Castiglia e ad Angelica Petrina, e so che tu hai affrontato la questione della discriminazione nei confronti delle persone diciamo omosessuali, transessuali, LGBT, le comunità. Esatto, cioè secondo me c'è un filo rosso che lega tutte queste vicende ed è il filo rosso della paura della, non solo della diversità, ma anche dell'ignoto. Chi denuncia, come ha fatto Luca, come ha fatto il Cavaliere Condorelli, fa un atto di grande coraggio, ma è, secondo me, per come la vedo io, è un salto nel buio. Perché è vero che lo Stato ci mette tanto impegno, ci mette strutture, ci mette denaro, ci mette tutto quello che sappiamo, però
Bisogna dire la verità, non è che la macchina funzioni, almeno per come la vedo io, al 100%, non è che sia efficientissima. Ecco. Ci sono delle situazioni in cui, nonostante si denuncia, e ci sono anche all'opposto, scusate, situazioni di imprenditori che invece vengono indagati per marchi privati delle loro imprese, poi possibilmente sono puliti, ma nel frattempo le loro imprese sono state distrutte dall'amministrazione, tra virgolette, giudiziaria. E quindi diciamo che nel nostro paese si verificano questi due casi opposti, casi di cittadini che denunciano ma poi vengono abbandonati, di cittadini che denunciano, per fortuna, come Luca, spero, credo, e invece sono protetti, e cittadini che vengono coinvolti in vicende di mafia, ma poi ne escono tutti, però nel frattempo le loro imprese vengono sequestrate e di Ecco. conseguenza distrutte da anni e anni di amministrazione giudiziaria, non per la malafede dell'amministratore giudiziario, ma chiaramente l'amministrazione giudiziaria non è l'impresa. Diciamo, non è la stessa cosa dell'impresa portata Sì. avanti dall'imprenditore. Allora, Rosario, facciamo rispondere a Luca a quello che hai detto, un salto nel buio, una parola cruda, ma vedevo un po' annuire Luca. Sì, praticamente come protegge il servizio centrale Roma non è in grado di gestire certe situazioni. La macchina burocratica di protezione non funziona. Non funziona perché l'ho percepita sulla mia pelle e io mi sono confrontato ovviamente con altre persone che hanno avuto lo stesso trattamento. Quindi deve essere rivista tutta, o forse non vuole essere rivista, non lo so. Perché non vogliono che ci siano certi testimoni di Stato, e parlo anche ai politici che possono parlare su alcune cose. Quindi vogliono che tutto rimanga come alla meno peggio, tanto per andare a tirare, per tirare avanti, capisci? Tirare a campare, così da non fare un clamore con veramente un supporto per i testimoni o chi collabora con la giustizia. Perché ricordo una cosa, quando i collaboratori di giustizia, non parlo ai testimoni, Ecco, io potevo facciamo la dire due casi distinzione, per fortuna. facciamo la distinzione, ecco. Sì. Testimone è una cosa, collaboratore di giustizia è un'altra cosa. Dire io testimone, posso dire, per fortuna ho potuto dire due reati, l'ambulanza della morte e Onda d'Urto, no? Sì. Invece, i collaboratori, essendo che loro erano all'interno del clan, erano un ingranaggio del clan, possono dire tutto il sistema del clan. Quindi dovrebbero avere, paradossalmente, anche se erano dei mafiosi, però paradossalmente dovrebbero avere più tutela, capisci? Certo, anche perché hanno delle Invece, informazioni loro importanti ai fini certo. giudiziari, no? Perché loro estinguono direttamente il loro clan, dicendo tutto per come la scaletta, no? Dell'ascesa. Invece io posso dire uno reato, due reati, un altro come me può dire un altro tipo di reato, ma sempre in una cerchia ristretta, non può sapere i collegamenti tra loro, tra i capi dei Cina e i capi e i boss. Quindi un Certo. collaboratore deve ancora meglio essere curato a livello di protezione. Poi se volete dare meno soldi o più soldi, non è quello il punto. Però il punto è curare quelle persone che scelgono di stare alla parte giusta, ma curarle prima a livello psicologico e poi a livello materiale. Certo. A proposito di questo, magari ci organizziamo insieme ad Alessio Leotta, perché tu hai chiesto poco fa appunto che era importante l'opinione di Alessio. Purtroppo questa sera non è potuto stare tanto, però possiamo rinnovare a prossima settimana, magari aprire questa parentesi insieme a Leotta, e magari se lui ci può dire come si muove il suo campo, il suo mondo, che
appunto il mondo psicologico e magari far capire a chi ci ascolta, appunto confrontandosi con te, appunto come funziona questa situazione qui a livello psicologico. E poi la domanda è questa: prima parlavi di San Placido, della Pasqua, eccetera, ovviamente. Esatto. La tua vita, eh? Sì, esatto. Sì. Tu sei tornato quando c'è stato appunto il Triangolo della Vita, una manifestazione organizzata da te con molti ostacoli, perché io c'ero e so benissimo che fino alla sera prima non c'era il palco, non c'era nulla. L'ordinanza la dovevo firmare io della manifestazione. Certo, certo. Siccome tu sei il sindaco di Biancavilla, dovevi firmarla tu. Vabbè, ma comunque. Ma non per attaccare il sindaco, no? Capisco il suo difficile ruolo nel mettere la faccia su determinati argomenti, ci mancherebbe altro, ma io sono stato un testimone, ovviamente voi non sapete cosa è passato io non so cosa può passare il sindaco, certo. Oppure tu non puoi sapere cosa passi tu che organizzi, ognuno sa come comportarsi in base al suo ruolo. Certo, 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 diciamo che come è un po' giustamente provocatoria, ma nello stesso tempo è una cosa razionale. Una cosa volevo dirti, comunque ci tenevo a dirti che qualche giorno fa io sono sceso a Biancavilla senza scorta, perché lo stato per la DDA di Catania e l'antiterrorismo di Roma dicono che io non corro alcun pericolo dopo le mie denunce, nonostante ci siano due procedimenti in corso, ambulanza della morte e onda d'urto ancora non concluso. Quindi ho voluto assaporare di nuovo il sapore della mia terra a livello, cioè, veramente libero, cioè che nessuno mi diceva dove mettermi per la mia sicurezza, perché visto che non sono più pericolo, no? Che sensazione hai provato? Ecco, è una domanda magari banale, ma che sensazione hai provato? Tornare qui, a quanto ho capito, senza protezione. Sì, ho provato tanta adrenalina, consapevolezza del fatto che non avevo più paura di niente, ma non di niente, perché sono... cioè a livello stravagante, a livello di per non rispettare la scelta che ho fatto, ma dopo che, soprattutto dopo che fai quella scelta, non puoi tirarti indietro quando ti dicono adesso vivi, capisci? Perché una volta ti tolgono la scorta, una volta ti dicono non è proprio più pericolo, significa ritorna a vivere, capisci? Certo. Quindi ci sono persone che vivono a metà e quindi si accontentano di vivere dove si sono rifatti la loro vita. Ci sono persone che vivono totalmente come me, mi ritengo di vivere totalmente, e vado da un posto all'altro dove posso andare senza alcun problema. Ecco, sentendomi libero veramente. Ecco una domanda quanto difficile prima di chiudere questa puntate, e poi ci rivediamo, ci sentiremo appunto per affrontare ancora in maniera più approfondita quello che è che appunto di cui stiamo parlando. Come si vede Luca Arena tra 10 anni? Bella domanda. Non te l'aspettavi, tutto preparato? No, non è vero, non, no, non me l'aspettavo, nulla. Non me l'aspettavo. comunque, non lo so, guarda, io sono in continua evoluzione, no? Tipo una tela bianca, perché sono in un periodo dove posso imparare diverse strade. E per adesso sono nella pubblica amministrazione, sta bene così, perché riesco a capire dall'interno come funziona la macchina Stato. E quindi è importante anche per me crescere personalmente, perché prima non avevo le basi per capire certi meccanismi, ma avevo il paraocchi, no? Invece adesso gli orizzonti si sono ampliati, vuoi per fortuna, vuoi per sacrificio, vuoi per scelta di fatto, ma un po' di vedute diverse per poter plasmare bene la mia vita, cioè, ci sono. Ora tocca allo
tanto pure aiutarmi in questo, ma non a livello di soldi o a livello materiale, a livello che ognuno deve avere ciò che si merita. Quindi se Bravo. Voi dite che uno che denuncia merita un futuro dignitoso, spero che loro mi aiutino con i canali che ci sono già a disposizione. Esatto, esatto. E speriamo anche in una maggiore sensibilizzazione sull'argomento. Rosario, allora scusate se ogni tanto faccio così, siccome in maniera geniale abbiamo aperto le porte, perché qua è primavera, abbiamo aperto le porte, le zanzare mi stanno rosicando vivo, mi stanno distruggendo, non potete capire cosa sta succedendo qui, perché ci sono anche le luci, lo dico tanto, chi se ne frega. Vi stanno mangiando vivo le zanzare, quindi non fate caso se ogni tanto faccio così in diretta, proprio mi stanno mangiando, non potete capire cosa sta succedendo qui. Comunque, a parte gli scherzi, io ringrazio tantissimo Luca Arena e ricordo che sicuramente ci sarà modo o prossima settimana, in base agli impegni nel nostro caro amico Luca. Rosario, mi dispiace che tu sei stato pochino, ma ti farai perdonare per prossima settimana. Io sono Giuseppe. Sì. Sono comunque tre quarti d'ora, sembrano poco, ma sono tre quarti d'ora. Sì, io non riuscivo a capire quando c'eri, se c'eri, capito? Quindi piano piano sto cercando di affinare il programma, sperando con dei risultati, non di audience, ma di stare bene, parlare dei problemi, appunto, e soprattutto delle soluzioni e delle curiosità. Prima di lasciarvi completo, vado a leggere i sondaggi. Io ho messo tre sondaggi, un po' uno che non abbiamo trattato, che tratteremo più avanti. Allora, DDL Zan sì o no? Il 76% ha votato sì, il 24% ha votato no. Denunciare conviene, l'88% vota sì, il 12% vota no. Ti vaccineresti AstraZeneca? Questo qui è un off topic che metto ogni volta. Il 54% ha votato sì, il 46% ha votato no, ma questo argomento lo affronteremo prossima settimana. Intanto abbiamo tastato un po' quello che è l'opinione della gente, quindi equilibrato abbastanza per quanto riguarda il discorso di AstraZeneca. Ma oggi l'argomento era la denuncia, denunciare un misfatto, denunciare un abuso, denunciare un'aggressione, denunciare anche sotto un punto di vista di discriminazione. Ecco, la puntata di oggi è stato questo, e quindi io vi ringrazio veramente, ringrazio Luca, ringrazio Sara, ma ringrazio tutti, Alessio Pilar, il presidente Armando, Dario Scrivano, che ha parlato della ristorazione proprio inizio puntata, ha denunciato un po' la situazione di quello che è successo e di come sarà la ristorazione domani. Ringrazio Samuele. Sì. Posso dire una cosa approfittando che c'è ancora Luca collegato? Sì, sì, assolutamente. Volevo dire questo. Questi sondaggi sono incoraggianti per quello che valgono, perché certo, chissà, magari diciamo le future generazioni avranno un approccio al problema e alla questione diverso. Però ecco, il desiderio che Luca possa tornare a Biancavilla senza scorta è, penso, per tutti noi un richiamo a un dovere civico fondamentale, cioè quello che dicevo prima. È vero che parlando di questo argomento io stesso probabilmente anche stasera sono stato banale, poi si rischia di dire frasi fatte, di dire cose scontate, di essere banale, poi come dire certi valori vanno dimostrati con piccolissimi gesti nella vita quotidiana, e io stesso faccio autocritica perché magari a volte sono io per primo, come dire, a non pretendere da me stesso il massimo. Però voglio dire una cosa, al di là delle norme repressive, dell'intervento dello Stato, dei disegni di legge, dei reati, delle pene, è un fatto culturale. Anche questa è una banalità. Ma dietro questa banalità c'è una verità.
prima di tutto la questione della denuncia è un fatto culturale e soprattutto è un fatto che si fonda sulla convinzione, dicevo prima, che il cittadino il più delle volte non è una condanna del cittadino comune. Io non mi sento di condannare il cittadino che non denuncia, avrà le sue ragioni, questo non lo giustifica, però io non chi sono io per giudicarlo, per carità. Però lo Stato deve chiedersi perché il cittadino, perché tutti i cittadini non hanno il coraggio che ha avuto Luca, il coraggio che ha avuto il cavaliere Condorelli. Perché chiederselo significa capire che in molte situazioni ci sono cittadini che evidentemente sanno che denunciando o probabilmente andrebbero incontro a conseguenze che giudicano loro magari pesanti. Quindi certo, è un fatto culturale, cioè un fatto di formazione, di forma mentis. Quindi noi cittadini abbiamo il dovere di lavorare su questo, è una questione di mentalità, ma lo Stato ha il dovere di chiedersi perché ancora oggi la stragrande maggioranza dei cittadini non va alla scelta di Luca e non va alla scelta del cavaliere. Esatto, perché molte volte non si sentono tutelati, ma il discorso di cui abbiamo fatto, ma è giusto quello che hai detto, caro Rosario. Io con questa l'ultima riflessione di Rosario vi saluto, grazie Luca, grazie Rosario, grazie a tutti. Buona serata. Ci vediamo prossima puntata, ci vediamo venerdì. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.